Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere venuti a questo secondo incontro del ciclo seminariale Pensare nell'era del dato, organizzato dall'Osservatorio dei Saperi Umanistici dell'Istituto per il Pensiero per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico. Io adesso passerò la parola ai nostri relatori e a Davide Armando, ricercatore dell'Istituto che si occupa appunto oggi della presentazione e della moderazione. Dico soltanto alcune cose tecniche, nel caso non vi fosse ancora iscritti, abbiamo organizzato in seguito al primo incontro una mailing list per permettere di far arrivare in tempo i materiali. Come sapete, ogni seminario è preparato da alcuni materiali in maniera tale da farsi un'idea sia della poesia delle questioni di cui si parlerà, quindi chi ancora non fosse iscritto alla mailing list può venire qui e si può aggiungere. E niente, l'altra questione, il prossimo incontro sarà il 28 maggio, quindi questo tra un pochino di tempo, quindi a maggior ragione è importante restare collegati. Quindi per qualsiasi evenienza, appunto, iscrivetevi alla mailing list, che diventerà anche uno spazio, insomma, dove far circolare dei materiali che possono essere utili, perché qui ci sono, appunto, visto che me l'hanno chiesto, studenti di filosofia della triennale e della specialistica, e ci sono anche altre persone collegate, chi si occupa, dottorandi e ricercatori che si occupano di queste tematiche, quindi potrebbe nascere, insomma, l'idea è far nascere da questo seminario uno spazio di riflessione, anche di pubblicazione, eccetera. Quindi io non rubo ulteriore tempo, poi per gli studenti, se c'è bisogno di informazioni sull'aspetto tecnico, per i crediti, eccetera, per la relazione finale, poi ci organizziamo. Grazie a tutte e tutti, soprattutto a chi è venuto fin qui per presentare questo bellissimo testo. Grazie Salvatore per tutto il lavoro che hai fatto di preparazione e di organizzazione. Io voglio dire subito che sono molto lieto di presentare e di accogliere qui a nome dell'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno un libro che è frutto del lavoro e della curatela di un amico caro che è Andrea Ventura, con cui ho condiviso lunghi percorsi di amicizia, di stima e di ricerca, così come con numerosi degli autori di questo volume, il che spiega anche un po' perché sia io a presentarlo, pur non essendo, di questo sono anche un po' in imbarazzo, un esperto dei temi dell'intelligenza artificiale. Però ecco, devo dire, quando Salvatore e Leonardo Picacemarra hanno aperto questo, hanno iniziato a organizzare questo ciclo di incontri, ci è sembrato che questo testo fosse senz'altro un testo da inserire, fosse un'occasione importante di dibattito. Per alcune caratteristiche di questo testo, che adesso molto rapidissimamente vorrei enunciare. Innanzitutto un taglio, direi senza dubbio, lo definirei un taglio laico, cioè un taglio né apocalittico né palingenetico, al contrario di altre cose che a volte si leggono, è un libro in cui l'intelligenza artificiale non è né la terra promessa che ci porterà un futuro radioso necessariamente, né però necessariamente una realtà che porta alla catastrofe. È uno strumento sicuramente con tutta una serie di aspetti critici che sono ampiamente analizzati, ma è uno strumento di cui esiti poi dipende dall'uso che ne viene fatto, e quindi in ultima analisi anche dalla cultura e dai rapporti economici e sociali. Insomma, è in fondo quella dell'intelligenza artificiale è presentata, direi, come una questione anche tecnica sicuramente, ma una questione culturale, una questione politica. Il secondo aspetto che, diciamo, ci sembrava particolarmente appropriato a questa sede
è l'ampiezza di approcci che sono contenuti in quest'opera, in cui c'è anche un'introduzione che io, diciamo, da noi ho trovato molto chiara proprio agli aspetti tecnici, ai funzionamenti degli algoritmi e via dicendo, però in realtà sono trattate tutta una serie di questioni che sono in buona parte questioni che attengono al nostro campo, cioè al campo delle scienze umane e sociali, e alcuni particolarmente, diciamo, riguardano in maniera particolarmente diretta alla fine i temi di cui si occupa come dire, la sede che ci ospita, cioè l'osservatorio sui saperi umanistici, perché in fondo si tratta molto anche di trasformazione della condizione, la trasformazione delle condizioni e del modo di essere percepiti dei saperi umanistici. Quindi ci sono testi, tra gli articoli si parla delle trasformazioni economiche prodotte dall'intelligenza artificiale, ma anche delle questioni giuridiche che suscita, dell'impatto sull'informazione, sulla medicina, sulle arti, in particolare sulle arti visive e sulla musica. E anche se non in maniera, diciamo, specifica, ma lateralmente emergono temi più generalmente culturali e anche filosofici, come l'intelligenza artificiale, per esempio, si inserisce in tutto un percorso dell'immaginario popolato da automi, macchine pensanti, replicanti, insomma, organismi artificiali che riproducono il pensiero umano. E in maniera più generale, ma in alcuni testi compare in maniera diretta, un tema su cui all'interno di questo istituto la riflessione ha una, diciamo, ha un radicamento antico, che è il tema del rapporto tra intelligenza e sensibilità, tra ragione e corpo, tra intelligenza e sensibilità. E quindi questo mi porta ad accennare un terzo aspetto che caratterizza questo libro, cioè accanto alla varietà, alla grande varietà di approcci e di temi che sono trattati, c'è un filo rosso, cioè sono appunto saggi molto diversi tra di loro, con le sue originalità, in cui però c'è un riferimento, diciamo, appunto sotto traccia, non insistito, a un orizzonte teorico che è quello rappresentato dalle ricerche e dal pensiero di Massimo Fagioli. Fagioli è un medico psichiatra che è stato protagonista, scomparso alcuni anni fa, che è stato protagonista di un'esperienza molto originale, in particolare di psicoterapia di gruppo, l'analisi collettiva, ma è stato anche un pensatore a 360 gradi che si è cimentato, fra l'altro, con grandi temi e autori della filosofia, da Marx a Heidegger, che è stato un critico particolarmente radicale, quindi anche con tematiche che hanno a che fare con la tecnologia e col rapporto tra tecnica e pensiero anche, ed è stato anche, diciamo, si è cimentato con la creazione artistica, in particolare nel cinema, in collaborazione con Marco Bellocchio, ma non soltanto, e nell'architettura. E perché è significativa la presenza di questa chiave di lettura, ripeto, variamente modulata, insomma, un po' una traccia in fondo? Perché offre, e questo, diciamo, lo spiega bene Ventura Andrea nella sua introduzione, apre alcuni interrogativi che sono particolarmente significativi per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale. E Andrea ne indica due. Uno, diciamo, poi rimane forse un po' più accennato, magari ne potrà parlare più tardi, ma è quello del rapporto fra bisogni ed esigenze, il rapporto tra soddisfazione dei bisogni e realizzazione delle esigenze, che è un tema, insomma, che conosciamo, e che come si declina il rapporto all'intelligenza artificiale, se ho capito bene quello che Andrea intendeva, cioè, e in generale con la tecnologia, ma in particolare con l'intelligenza artificiale. Da un lato perché, come possibilità, che più volte ricorre nel libro, di
quindi è liberare l'uomo dal lavoro ripetitivo, dagli aspetti più ripetitivi del lavoro, e quindi poi eventualmente, ma questo dipende anche molto dagli assetti sociali, liberare tempo per la realizzazione delle esigenze. E tuttavia, questo mi sembra un po' quello che Andrea intendeva, allo stesso tempo il modo in cui l'intelligenza artificiale spesso viene presentata e pensata è quella di rimanda, quindi se mi sbaglio, a un'idea di umanità indirizzata alla realizzazione dei bisogni più insomma fisici indotti o meno, e che bisogno della realizzazione di bisogni che poi si traduce in profitti, e meno invece a un orizzonte umano più ampio di emozioni e di affetti che hanno a che fare con l'esistenza. L'altro aspetto invece del pensiero di Fagioli, in qualche modo più viene richiamato, ha a che fare, qui diciamo una cosa che ci interroga molto, con la natura dell'intelligenza. Che cos'è l'intelligenza? Quindi, qui c'è, nel titolo c'è quasi una distinzione tra intelligenza e pensiero, che poi si può discutere, ma l'idea è quella, l'idea che appunto presa da Fagioli, che passa qui anche in molti contributi del libro, è quello di un pensiero fuso, un pensiero in cui la cosciente e la mente non cosciente non sono due realtà scisse, ma sono parti di un continuo, e allo stesso tempo un'idea di pensiero profondamente fusa con la materialità del corpo, da cui ha origine perché l'attività psichica, secondo la teoria di Fagioli, inizia la nascita a partire dalla reazione del neonato agli stimoli fisici del mondo esterno. Ecco, questa lettura della fusione tra mente e corpo è qualcosa che, rispetto all'intelligenza, al discorso sull'intelligenza artificiale e delle differenze possibili, delle differenze tra intelligenza artificiale e pensiero umano, è centrale. No? La domanda è: si d'accordo, ma okay, la macchina può riprodurre tutta una serie di passaggi, ma come riprodurre poi gli affetti, la corporeità in cui è iscritto il pensiero umano? Ed è un tema che riguarda molto anche la storia, da un lato la domanda può essere in che misura poi qual è, non tanto nel funzionamento, ma nel modo in cui viene raccontata anche la storia dell'intelligenza artificiale, qual è il nesso con una tradizione filosofica che può essere, semplicissimamente può essere legata al dualismo cartesiano, ma a poi anche altre evoluzioni. Ecco, un'immagine che forse non viene molto, molto usata, ma che mi sembra in qualche modo abbia degli aspetti interessanti, è quella di Condillac, della statua animata, a cui vengono offerte una serie di stimoli puntiformi, e che quindi poi da qui, ma stimoli discreti in qualche modo, no? Quindi stimoli, un odore, una sensazione, e che da lì passa ad articolare un pensiero. Però è una statua di marmo, una statua in cui la sensazione è qualcosa di totalmente diverso da una sensibilità più diffusa. E contro la quale, e qui diciamo c'è una tematica importante, agli inizi dell'Ottocento si rivolge la critica di Cabanis, e quindi un'idea di rapporto più complesso fra fisico e morale. Quindi questo per dire che esiste una tradizione di pensiero anche occidentale che vede l'intelligenza, che vede il pensiero come qualcosa di più legato al corpo, e che, diciamo, anche in ragione della sede dove siamo, mi verrebbe in parte da sintetizzare con
termini di Giambattista Vivo, con la 53esima dignità della scienza nuova, che è un passaggio molto noto, che è questo. Gli uomini prima sentono senza avvertire, da poi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente dura. Ecco, una macchina è in grado di fare questo percorso, nella misura in cui questo è un discorso che ha a che fare con la filogenesi, ma anche con l'ontogenesi, no? Quindi con lo sviluppo dell'individuo, e in cui, come dire, il sentire senza avvertire in qualche modo può anche essere apparentemente riferito ad una macchina, no? Bisogna mettersi d'accordo su cosa significa sentire. Sicuramente avvertire con un'anima perturbata e commossa è un po' più difficile, però questo avvertire con un'anima perturbata e commossa è il requisito senza il quale l'umanità non arriva poi a riflettere con mente pura. E allo stesso tempo, pure questo riflettere con mente pura bisogna intendersi, perché appunto, da un lato ha bisogno di questo precedente più legato alla corporeità, dall'altro lato, se questa mente pura diventa troppo pura, diventa astratta, diventa incorporea, e allora, sempre in termini vittiani, porta a quella che Vico chiama la barbarie della riflessione, cioè un intelletto che ha perso il fondamento della competenza del corpo e perde quindi anche contatto con la realtà umana, con la realtà sociale. Ecco, questo è un po' quello che mi sembrava di poter dire come intuizione. Sono temi che poi ne aprono tanti altri, alcuni anche di grandissima attualità, quanto per esempio da qua e là nel libro si accenna, ma non è un tema trattato in maniera particolarmente, diciamo, ai risvolti bellici dell'intelligenza artificiale, questa dematerializzazione anche proprio della guerra, questa guerra diventa qualcosa di totalmente anaffettivo, anche la gente muore, non si sa chi la colpita. Ecco, questo soltanto così per iniziare a dare due parole di presentamento del libro, ma molto meglio di me ne parleranno i posti che abbiamo invitato. Cominciamo con Anna Di Mirko, che è alla facoltà di legge della Bibbia. Grazie per avermi invitato. Sì, mi chiamo Gianna Domenico, sono professore di diritto costituzionale al Dipartimento di Giurisprudenza. Discuto con l'autore del libro perché io non sapevo che si presentava questo libro oggi, non era stato detto nella brochure, non era stato dato. Ora, no. Non ti arrivi, l'ho lasciato in. No, non è un problema. Parlerò dell'intelligenza artificiale in generale dal punto di vista giuridico. Non posso parlare di un libro che non ho letto, perché voi sapete c'è chi dà premi libri senza premi. In questo caso io mi atterrei su una linea più ordinaria, è sempre come un mortale, cioè leggo il libro, lo commento, non lo leggo, non mi permetto di commentarlo, però dalle parole che mi ha detto mi ha molto incuriosito. Ma per onestà voglio dire che non l'ho letto. Un'onestà intellettuale che si deve soprattutto a voi che studiate il pensiero. Io faccio diritto costituzionale, quindi la prima domanda che forse voi vi porrete è: cosa c'entra il costituzionale con l'intelligenza artificiale? E cercherò di spiegarvi cosa c'entra, e mi dovete scusare sin da ora se io faccio dei passaggi necessariamente di diritto, anche perché diciamo sto qui per questa ragione. Ora, l'intelligenza artificiale ha ricevuto una sua normativizzazione, che è stata tradotta in regole da un recente regolamento europeo che avrete del quale avete sicuramente sentito parlare, cioè Artificial Intelligence Act.
lunga gestazione ha avuto questo regolamento, è partito con una proposta della Commissione, siamo nel 2001, ha ricevuto gli emendamenti del Consiglio e poi del Parlamento e alla fine abbiamo avuto il trilogo Parlamento, Commissione e Consiglio, i tre soggetti legislativi, con l'atto del marzo 2024. Non è questa la sede per guardare in termini diacronici passaggi che sarebbe molto utile vedere, perché da questi passaggi cambia in taluni punti l'atto. Diciamo, come ogni cosa, non è né buono né cattivo, non è ottimo, non è pessimo. Bisogna avere occhi abbastanza obiettivi per guardare le cose. Sono stata parte di un altro tavolo, rappresentante del governo italiano come tecnico, tengo a precisare, nel fare il draft, zero draft sull'intelligenza artificiale del Consiglio d'Europa, quindi diciamo che ho un po' le mani in questo settore. Cercherò di essere chiara e voglio, diciamo, illustrare e poi aprire il dialogo con voi su i punti di diritto belli di questo atto, i punti di diritto bui. E come ha detto chi mi ha preceduto, come dice il titolo di questo libro, che è molto evocativo, quali sono le differenze tra il pensiero umano e l'intelligenza artificiale, che è poi un po' il cuore della questione. Per questo motivo ho fatto anche delle letture di tipo filosofico per capirci qualche cosa. E sinceramente sono delle letture bellissime che mi hanno aperto il cuore e la mente, a differenza di quelle giuridiche che sono un po' più schematiche. Andiamo ai punti di luce dell'atto. L'atto si propone di dare una regola giuridica all'intelligenza artificiale, perché fino ad oggi non l'ha avuta. Quindi non dare regola a un fenomeno non significa, cari ragazzi e ragazzi, che il fenomeno non abbia regole, significa semplicemente che le regole gliele danno i privati, quelli che io da anni chiamo i gruppi privati di interesse, le autorità private, ok? Private interest government, direbbero gli americani che da tempo studiano questi temi. Allora, quando la tecnica non è regolata, perché questo sarebbe il caso prima dell'atto dell'intelligenza artificiale, quando è oggetto di self-regulation, cioè di autoregolazione, non cadete nell'errore nel quale spesso ci fanno cadere, allora significa che le regole non ci sono. No, che ci sono le regole, ma non sono regole di eteronomia, non so spiegare a voi l'etimologia della parola, se mai facciamo l'inverso, ma sono regole di autoregolazione, cioè che lo stesso regolato dà. E qui il regolato non siamo noi, noi siamo veramente l'ultima catena di questo processo tecnologico. Qui il regolato sono coloro che inventano la macchina e sono coloro i deployer che applicano la macchina. Quindi, se non ci sono regole, significa che non ci sono regole pubbliche, cioè regole poste negli interessi della collettività, ma ci saranno regole dettate dai governi privati di interesse, cioè regole che inevitabilmente avranno una torsione egoistica, perché se il regolato dà regola a se stesso, è chiaro che al regolato non interessa minimamente il fascio di diritto, la sicurezza, l'ambiente, che sono le tre, chiamiamole anche obiettivi, ossessioni dell'Unione Europea. Al regolato interesserà utilizzare il più possibile per battere cassa e conseguire un lucro. L'Europa si è resa conto di ciò, da anni veramente si è resa conto, e quindi ha messo mano a questo regolamento. Vediamo un po' i punti centrali e unitamente i punti di snodo, un atto normativo ha sempre dei punti di snodo, ha sempre, diciamo, degli elementi intorno ai quali ruota. L'elemento intorno al quale ruota, vabbè, in primo luogo una definizione, ce ne sono tante di definizioni, l'atto europeo ha scelto la definizione dell'OCSE. Ve la leggo in italiano: un sistema di intelligenza artificiale, un sistema automatizzato che per un determinato insieme di scopi è in grado di fare previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano l'ambiente. Richiamo la vostra attenzione sulla capacità di fare previsioni. Quindi voi pensate all'intelligenza come una strega, una palla che guarda nel nostro futuro e fa delle previsioni, appunto delle indagini con prognosi ex ante, su ciò che potrà avvenire domani, ma non su di me, su un'intera categoria di persone. Ad esempio, voi siete studenti, criteri di ammissione all'università, ma pensiamo ai casi più interessanti, non perché non sia interessante lo studente, ma perché le vere politiche oggi si fanno sull'immigrazione o sul lavoro, pensate all'intelligenza applicata ai flussi migratori.
che fa delle previsioni su chi entra e chi non entra, oppure sul lavoro, con tutte poi anche le grandi discriminazioni che ci sono state. Questa è la definizione, l'ha fatta l'OCSE, l'ha fatta propria l'atto europeo. Andiamo ora ai punti di snodo normativi. L'Europa è molto affezionata alla tesi che l'intelligenza artificiale debba proteggere l'uomo. Tant'è vero che si è inventata la tesi dell'umanesimo digitale. Quindi si ritorna dal Rinascimento, ce lo riportano ad oggi, centrando tutto sulla persona. A voi sembra un ossimoro, perché voi dite, se si regola la macchina, come si fa a centrare sulla persona? Si stabilisce una gradazione, una sorta di gerarchia. Chi viene prima, la macchina o l'uomo? Per l'Unione Europea viene prima l'uomo. Quindi, se fosse coerente col suo ragionamento, e quando parlate di atti normativi non date mai per scontato che il legislatore sia stato coerente con la sua intenzio legis sul punto di partenza, mai. Io dico che l'Unione Europea si riempie la bocca, l'avrete sentito se minimamente state studiando queste cose, dell'umanesimo digitale, cioè l'uomo è al centro della rivoluzione tecnologica, diciamo un Copernico 5.0, va bene? L'uomo è al centro, quindi la macchina è un accessorio, segue. Da ciò una serie di conseguenze che noi dovremmo trovare in questo atto. In primo luogo queste macchine vengono costruite attenendosi a dei criteri, a delle regole, regole che sono in parte dettate qui e in parte sono demandate ai codici di autoregolazione. I codici sono atti che fanno soggetti privati, le grandi industrie. Quindi già da questo punto che la regola slitta dal livello pubblico al livello privato, significa che la grande attenzione all'uomo è stata già in parte obliterata, limitata. Punto importante. E punto positivo invece, facciamo un positivo e un negativo, così alla fine poi stabilite voi se sta bilancia, se mi pareggio oppure no. Punto positivo, l'Europa si rende conto che questi sistemi sono ad altissimo rischio. Vi ho fatto questi esempi, pensate all'intelligenza nella sede della giustizia, pensate a un'intelligenza che entra in un processo penale con funzioni predittive, cioè che anticipa la sentenza del giudice rispetto alla quale il giudice formalmente rimane libero di seguirla o non seguirla. Quale giudice non la segue, visto che ogni 4 anni è sottoposto alle valutazioni di produttività? Mantenete sempre uno sguardo, così per il filosofo, quindi guardate alto, però mantenete lo sguardo in basso, cioè cosa accade oggi? Accade che nessun giudice oserà mai, se dovesse entrare l'intelligenza produttiva nei processi. Io ed altri ci opponiamo molto. Mi è piaciuta molto la frase di Vico con la quale tu stavi chiudendo la cosa e mi serve per agganciarmi, cioè percezione, ripetimelo un attimo, se non ti piace, ma adesso in memoria, si percepisce, si avverte e si riflette, va bene? Ora, queste tre categorie del pensiero, non è detto che l'intelligenza artificiale le riesca a praticare tutte, ma non è detto neanche che non ne pratichi nessuna delle tre, come alcuni di noi giuristi dicono. Quindi tenete a mente questa frase, non è detto che le pratica tutte e tre, non è detto che non ne pratichi nessuna delle tre. Noi giuristi siamo molto schematici, amiamo, non dovrei parlare mai della categoria alla quale appartengo, ma insomma amiamo etichettare le cose prima di osservarle. Per esempio noi diciamo che l'intelligenza artificiale non capisce. Parlando con dei filosofi molto bravi, anche americani, con i quali mi sono sentita, alla fine loro mi hanno spiegato che capire, ma qui me lo dovete spiegare voi, che oggi non si capisce che cosa significa capire per la mente umana. Cioè capire è un processo logico ancora oscuro per la mente umana. Come si fa a dire che se è oscuro per la mente umana, la mente paragonata, cioè quella intelligente, non capisce? Stiamo mettendo a confronto due entità ignote. O no? Quindi io non andrei per raffronti, non direi quella fa una cosa e quella non la fa. E non puoi mettere a confronto cose che ignori. È un metodo scientifico molto poco corretto. Questo l'Europa non lo fa. L'Europa preferisce guardare i fatti e quindi dice ci sono sistemi ad alto rischio, vi ho fatto degli esempi, come li regolo? Più alto il rischio, secondo voi più alte sono le regole o più basse sono le regole? Giusto per capire se ci stiamo capendo.
se più alto il rischio, le regole sono più severe o meno severe? Più severe, perfetto. E così fa, più basso il rischio, le regole meno severe. Ovviamente non sto facendo domande ai miei colleghi, ma solo a voi per capire se ci stiamo capendo. E segue ed è fedele a questo ragionamento. Poi ci sono delle intelligenze che hanno un rischio minimale che si può percorrere, quindi lì le regole si azzerano. Ma ci sono anche delle intelligenze che hanno un rischio, come si direbbe, esagerato, molto alto, altissimo, che l'Europa non si sente di correre. E quindi quel tipo di intelligenza non può essere usata. Facciamo un esempio. L'intelligenza artificiale che interviene sulle emozioni, che legge le nostre emozioni, quello che abbiamo dentro, nell'anima, nella mente, poi se mi spiegherete meglio, l'anima, la mente, la stessa cosa, due cose. Comunque quella roba lì non può essere usata, non può dalle emozioni trarre una significazione giuridica, macchina della verità. In America la usano, noi no, noi non possiamo usarla anche per questo motivo. Ma una parte del processo emozionale viene però utilizzato. Quindi il rischio che non si può, che si considera insostenibile, non potrà essere messo in commercio. Vi ho fatto solo un esempio. Quindi è una regolazione, si dice, di tipo precauzionale, perché l'Europa prende in considerazione che un evento rischioso potrebbe capitare e mette in campo una serie di norme che sono volte ad evitare l'evento dannoso sulle nostre libertà. Il processo logico l'ho chiuso. Prende in considerazione che un danno alle nostre libertà può capitare e mette in moto, ecco, pensate alle grate di questo, si pensa che qualcuno si possa rubare il libro, hanno messo le grate, che tale quale fa l'Europa, mette le grate, cioè una serie di regole che consentono però in qualche misura di usare i libri e poi di riporli. L'antitaccheggio forse è l'esempio più esatto. Mi state seguendo finora? E questo è il suo modo di ragionare. Ora, e questo è un fatto positivo, certamente, perché questo le consente di non dare una regolazione minuziosa e di dettaglio, ma una regolazione per larghe maglie che coglie il rischio, badate bene ragazze, non lo azzera, lo minimizza. Nessun rischio può essere annullato. Iniziamo a vedere però una flessione negativa, una luce, un'ombra di questa regolazione. La prima ombra è che tutto il sistema, almeno in quello che è il controllo ex ante, cioè il controllo che anticipa la messa sul mercato dell'intelligenza, e ho visto che in questo libro c'è un capitolo sulle questioni che attengono proprio all'attività industriale, che con molto piacere leggerò. Quindi prima di essere messa sul mercato va controllata. Pensate a un giocattolo che deve avere il marchio CE. Bene, funziona nello stesso modo. Anzi, funziona in maniera meno protettiva, perché colui che crea la macchina vede che l'ha creata conformandosi alle regole europee e dichiara che è tutto a posto. No? Voi siete napoletani come me, come dire a Quagliola poi fresco. Io ti rispondo, certamente sì, siamo talenti. E così è il sistema europeo. Quindi c'è un'autodichiarazione che si chiama self-compliance, cioè autoadesione alle regole. E questo non va tanto bene, alcuni di noi, perché poi c'è tutto un movimento che è contentissimo di questo atto, che dice che è splendido, e non riesce a cogliere i limiti. Invece vanno sempre colti i limiti delle cose, se li si vuole migliorare. E questo è un punto negativo. Ma la self non finisce qui. Abbiamo visto una self-regulation con la delega ai codici, stiamo vedendo una self-compliance, ce n'è una un po' più complessa, ma provo a renderla semplice perché è molto interessante. Sempre prima di essere messa sul mercato, vedete l'attenzione precauzionale, evitiamo il danno prima che si verifichi. Prima di essere messa sul mercato si deve fare un'altra cosa, che è la valutazione di impatto, impact assessment si chiama, valutazione di impatto, cioè bisogna verificare anticipatamente la macchina, che tipo di danno procurerà ai diritti, non ne procurerà nessuno, ne procurerà qualcuno, qual è l'entità del danno e come l'autore della macchina ha introdotto dei remedies, cioè delle misure volte a contenere questo impatto dannoso. Questa è una cosa molto importante, l'Europa l'aveva già verificata nel 2016 con il regolamento sulla privacy.
Bene, anche qui quando ho letto l'atto io non credevo ai miei occhi, io mi aspettavo che questa valutazione la facesse un soggetto terzo. No, no, la fa sempre l'autore della macchina. Fa anche la valutazione di impatto. E ci sono altre cose che sono invece un po' più complesse, che vi risparmio, sono più per giuristi, che sono sempre precedute dal prefisso self. La self-filter clause è un'altra, cioè una autodichiarazione che benché io sia nell'alto rischio godo dell'esonero dall'alto rischio. Anche qui basta una dichiarazione e non una prova. Vedete allora che alla domanda veramente l'Europa ha protetto l'uomo, veramente ha messo l'uomo al centro, veramente la rivoluzione copernicana, veramente la macchina è accessorio e segue il principale, a me non sembra affatto. Però questo è la prima fase. Ecco perché vi ho detto, non vi lasciate mai affascinare dalle autodichiarazioni del legislatore. Sono delle, come posso dire, delle bandiere, delle dichiarazioni di stile. Punto successivo, e qua invece recupera, quando veramente un danno si verifica, che cosa facciamo? Perché potrebbe, nonostante tutti questi accurati controlli, che tanto accurati non sono, visto che li farà lo stesso soggetto, potrebbe la macchina procurare un danno. Allora qui l'atto europeo è molto più, diciamo, attento, più puntuale e prevede un sistema di governance. Ragazzi, la governance hanno scritto tanto, è il governo della non è governance, se lo traduciamo con governo non facciamo male a nessuno. Semplifichiamoci la vita. Chi governa la macchinetta una volta che è in funzione? Qui abbiamo tante possibilità. Pensate prima cosa che questa macchina, questa intelligenza, per esempio dei flussi migratori. I flussi migratori riguardano solo noi o riguardano noi italiani, noi francesi, i nostri paesi confinanti ai quali noi avete letto l'ultimo atto, noi li accogliamo, ma i francesi, gli altri popoli volendo li devono accogliere, se non vogliono pagano una finta solidarietà, no? Che voglio dirvi? Che non posso circoscrivere un fenomeno all'interno del territorio italiano. Questo è un fenomeno che ha una naturale espansione, ma neanche europea, mondiale. Quindi giustamente l'Europa, resasi conto di questa, diciamo, allergia alla territorialità, ha disciplinato la governance su più livelli. Noi giuristi amiamo molto l'espressione multilivello, significa più livelli. Uno è il livello nazionale, il nostro, uno è il livello europeo. Quindi noi avremo soggetti che controllano interni, soggetti che controllano esterni. Qui ci sarebbe tanto da dire, anche tanto di diritto. Io mi limito solo a farvi qualche piccolo flash, poi nel caso voi foste interessati vi mando qualche cosa più di diritto. In che consiste il controllo? Se una macchina funziona male, voi che fareste? La lascereste sul mercato o la ritirereste? La ritirereste. Però possiamo anche ipotizzare una misura intermedia, cioè ordinare delle misure che la rendano compatibile con i diritti e la lasciano sul mercato, perché voi pensate sempre che la macchina consente ai processi economici, e lui l'ha detto prima leggendo parti del libro, di rompere i tempi, di ridurre i tempi, cioè è un vantaggio per l'impresa. Quindi non è che tu puoi togliere tutto, se no non lo fai proprio l'atto. Questa governance, che quindi consiste in tre misure, la lascio sul mercato, la lascio sul mercato se funziona bene, la ritiro dal mercato se non ha speranze, la lascio a condizioni di, se speranze di compatibilità ce l'ha, viene svolta fondamentalmente a livello nazionale, cioè ogni Stato ha, così dice il regolamento, ha la sua autorità nazionale di vigilanza. Poi c'è la Commissione europea che funziona, diciamo, da ultimo anello di questo processo sulla macchina. Quindi l'autorità nazionale dice io propongo il ritiro della macchina. Chiaramente la parola ultima deve essere della Commissione. Perché dico chiaramente? Perché abbiamo detto che la macchina ha un'allergia ai confini nazionali. Vedete come questa governance slitta dal livello interno a quello sovranazionale, mettendo insieme due momenti decisionali, quello interno e quello sovranazionale. Poi ci sarebbe anche un organo intermedio, giusto per darvi il quadro completo, che si chiama board, che è una commissione. Che cosa fa? E fa da trade union, fa da traghettatore, non delle anime perse. Ma insomma,
fa da tessuto connettivo tra noi interni, noi nazioni e l'Unione Europea, anche perché qui e poi mette in contatto le varie autorità. Pensate che l'Italia, non è il caso nostro, anzi è stato il caso nostro, perché il garante europeo, il garante nostro sulla privacy, avete seguito un po' quella questione che ha bloccato la chat quando ancora, no? Prima che venisse ancora, prima ci fosse ancora il regolamento, l'ha bloccata, ma l'abbiamo bloccata solo noi, quindi noi in Italia non la potevamo più usare, in Francia la potevamo usare. Secondo voi, ai fini del mercato, è buono che noi non la potevamo usare, i francesi sì, o è un danno al nostro mercato? Un danno no, è certo che è un danno, perché se qui sei severo, qui l'impresa non ci viene, se in Francia sei più clemente, i capitali vanno lì. Per evitare questa storia, che facciamo tante intelligenze, quanti sono gli stati, potremmo chiamarlo, non so, il feudalesimo dell'intelligenza, l'atto ha pensato che il board funzioni da terreno di connessione, cioè mette in comunicazione l'autorità interna con la commissione, affinché, questo è proprio un chiaro esempio di diritto dell'Unione che deve essere omogeneo, unitario. E ora andiamo però al punto un po' più critico, affinché non si abbiano tante intelligenze quanti sono gli stati. Certo, poi qualcuno questo a Salvini glielo dovrà spiegare, che invece con il regionalismo differenziato vuole fare tanti mercati quanti sono le regioni. Guardate, poi siete filosofi, guardate il regionalismo differenziato e chiedetevi se l'unità è rispettata o non è rispettata, perché guardate, la filosofia e il diritto servono esclusivamente a tenere gli occhi aperti. Allora, qui l'Europa sembra proprio maniacalmente diretta al concetto di unità. Due minuti e mi fermo. E mi fermo con questa domanda. Secondo voi, a chi doveva affidare il governo, cioè il controllo ex post dell'intelligenza? Qui le alternative, abbiamo detto, governo nazionale e governo comunitario. Come governo nazionale lo doveva affidare al governo, all'esecutivo, l'esecutivo sarebbe la volontà politica di maggioranza, in questo caso noi abbiamo un governo di centrodestra, ma potremmo avere di centrosinistra, non è questo il punto. Oppure avrebbe dovuto affidarlo alle cosiddette autorità indipendenti, cioè a quei soggetti che non prendono ordini dagli esecutivi nazionali? L'Europa ha fatto una chiara scelta dopo un certo mal di pancia, perché gli emendamenti del Parlamento lo avrebbero affidato alle mal di pancia perché ha fatto un moto camerale, è andata avanti e indietro. Gli emendamenti del governo, del Parlamento, scusate, mi avrebbero voluto affidarlo alle autorità indipendenti nazionali. Alla fine è uscita la regola opposta. Il governo interno è affidato ai governi nazionali, esecutivi nazionali che dialogano con la Commissione e l'esecutivo europeo. Molti si sono scandalizzati di ciò e io, benché, come abbiate capito, sono molto critica su questo atto, non mi sono scandalizzata. Perché? Perché l'intelligenza determinerà tutta la politica di uno Stato e dell'Europa. La politica la fa il politico, non la fa il tecnico. Quindi io questo lo vedo come una linea di coerenza. Se però la domanda è: le libertà fondamentali sono protette a prescindere dalla volontà politica? La risposta è no. Se la domanda è coerente con una politica che sarà orientata dall'intelligenza, la mia risposta è sì. Penso che... Grazie mille, poi ci sarà tempo per un secondo giro, però così dopo raccogliamo un po' di domande. Insomma, come avrete capito, abbiamo un po' giocato, prima non è vero che la collega non aveva letto il libro, tanto è vero che il suo intervento diciamo entra in dialogo molto stretto con uno dei testi che sta qui dentro, e che per più peraltro abbiamo l'autore che è Carlo Zaghi, e sta lì, poi magari vedete anche, però questo discorso del diritto è chiaramente centrale, apre tutta una serie di riflessioni. Ma do subito la parola al secondo ospite, Sergio Bellucci, è un saggista specializzato nei temi dell'innovazione tecnologica, in particolare per quanto riguarda la comunicazione, ed è autore di un libro appena uscito su questi temi, uscito per Radici Future,
edizione Radici Futuri, che si intitola AI, un viaggio al cuore della tecnologia del futuro. Sì, grazie, grazie per l'invito, ovviamente. Proverò a partire interloquendo un pochino con la professoressa Domenico. E parto da una considerazione storica. E proverò a inquadrare questo passaggio tecnologico nella storia. È la prima volta dal tempo dell'antico Egitto che l'Europa non è al centro dei processi della trasformazione. Questo è un dato, può piacere o non piacere, sicuramente segnala una cosa, che è stata ben descritta da Alec Ross, responsabile dell'innovazione di Obama, quando è stato interrogato proprio sull'atto di regolamentazione europeo. E cioè gli hanno chiesto cosa ne pensa delle regole europee sull'intelligenza artificiale. Lui ha detto una cosa semplice. In questa partita c'è chi sceglie di giocare e sceglie di chi fare l'arbitro. E chi fare l'arbitro? L'Europa ha scelto di fare l'arbitro e di avere in tasca i cartellini gialli e rossi. Soltanto che l'arbitro le partite non le tocca. Non può né vincere né perdere. All'arbitro. E i due giocatori sono Stati Uniti e Cina, che stanno sviluppando loro i sistemi e sui quali l'Europa si aggregherà, non avendo nessuna industria che sta producendo una idea di intelligenza artificiale, di processo di innovazione tecnologica digitale. Questo è un dato. Mentre noi ci interroghiamo su come fare le regole, Biden, nel suo atto, a novembre scorso, ha sdoganato quella che i tecnici chiamano geometria, indicando che tutta una classe di cause può essere non accompagnata nella gestione dall'intelligenza artificiale, ma gestite dall'intelligenza artificiale. Tutto un pezzo del mondo del conflitto civile, del confronto nei tribunali civili, negli Stati Uniti sta rapidamente andando verso una giustizia affidata agli algoritmi di intelligenza artificiale. Ora, bene, male, io, come dico spesso, molte volte in questa fase faccio come il marziano che arriva con la sua piccola astronave, si mette a ruotare intorno al pianeta e prova a descrivere quello che vede che fanno gli umani sotto. Questo non significa che non ho le mie idee su come stanno andando le cose, però siccome le cose sono molto complesse e hanno una velocità che ha una logica esponenziale, spesso è complesso avere il tempo per definire una posizione rispetto a quello che sta accadendo. E allora parto da alcune riflessioni più generali, per esempio sul fatto della definizione o dell'autodefinizione che l'Europa dà di questa fase, che è stata richiamata adesso dalla professoressa, di umanesimo digitale. Qual era l'idea dell'umanesimo? Quella del ritorno della centralità umana. E la centralità umana era costruita intorno all'idea, si può dire quasi ancestrale, che l'umano potesse intervenire oltre che con il proprio corpo, con una serie di oggetti che lui ha autodefinito nella storia strumenti con i quali agire e produrre delle cose. Ecco, questa idea noi l'abbiamo talmente tanto radicata, Kubrick ci ha aperto il suo famoso film L'Odissea nello spazio, per chi se lo ricorda e per chi l'ha visto, e cioè nel momento in cui lo scimmione, giocando con il femore di un'altra scimmia morta, si accorge che quel femore può produrre un effetto sulla realtà, corrompere un cranio di un altro
Scignone che era morto e si accorge che lui può agire oltre il proprio corpo attraverso una cosa che è lo strumento. Ora, il rapporto tra l'uomo e lo strumento è talmente tanto ancestrale che noi pensiamo ancora oggi di vivere in un mondo dove utilizziamo strumenti, mentre noi da qualche secolo utilizziamo macchine. C'è una differenza strutturale tra strumento e macchina. Lo strumento è un oggetto che di per sé non ha nessuna funzione e che può essere multiuso. Io prendo questa cosa e la posso agire come leva, la posso agire come martello, la posso agire nella forma e nella modalità che ritengo più probabile. Ma se io prendo questo oggetto per quello che è, questo ha un solo uso e unico uso e contiene dentro una serie di meccanismi che consentono di fare delle cose in maniera automatica. Ora, quando nasce la società delle macchine, un paio di secoli fa, tre secoli fa, per me, fine 600, inizio 700, grosso modo, l'umanità entra dentro una nuova fase della storia. Il rapporto tra l'uomo e il fare muta in maniera definitiva, non si tornerà più indietro. Quindi il rapporto tra uomo e cose che ha per agire, modificare il mondo, entra in una nuova fase. Qual è la fase? È la fase nella quale piano piano l'umano cede a quella strumentazione pezzi del saper fare. Il processo di produzione industriale cosa contiene in sé? Questo segreto enorme, e cioè la capacità del sistema di inglobare progressivamente pezzi del saper fare umano dentro la macchina, cioè dentro il capitale fisso. Si passa dal lavoro vivo al lavoro morto. Questa roba moltiplica enormemente che cosa? La capacità di fare, e cioè aumenta la produttività, diremmo oggi, e l'aumento della produttività fa una cosa, riduce la necessità del lavoro vivo. Per produrre tanti pezzi c'è bisogno di meno lavoro umano. Questa tendenza è una tendenza insita nella struttura industriale delle nostre società. E il punto a cui siamo arrivati oggi, che è il cuore di quello che proverò a spiegarvi o a dirvi, insomma, a suggerirvi come lettura, che io sto facendo sempre come marzianino che guarda quello che stanno facendo gli umani, è che la capacità di inglobare dentro il sistema macchinico il saper fare ha raggiunto un limite quasi, diciamo, totale. Cioè la tecnologia che cominciamo ad avere a disposizione, guardatevi, voto per piede l'avete fatto sicuramente, figure one sulla rete, se non l'avete visto, quando finite andate a vedere cosa è possibile fare, e stiamo alla prima generazione di robotica legata all'intelligenza artificiale generativa, cioè agli albori, la versione neanche 1.0, 0.3 potremmo dire. Bene, la capacità di inglobare nel sistema macchinico il saper fare rasenta la capacità del fare umano. Ora, il tema qua non è tanto quello, a mio avviso, lo so che per voi filosofi invece la cosa è forse leggermente diversa, capire se l'umano pensa in un modo e la macchina calcola in un altro. Perché queste due cose, a mio avviso, sono quasi scontate. Cioè l'umano è una cosa e la macchina è un altro. L'umano nasce, la macchina viene assemblata. Sono due cose diverse. Lo sviluppo del corpo umano con la sua mente, le sue esperienze, l'acquisizione, l'elaborazione e la condivisione operativa di quello che sa fare
l'umano che viene attraverso la percezione e la capacità di avvertire questa percezione e poi di produrla in una riflessione, attiene allo specifico biologico. Ma il tema che l'umanità ha di fronte oggi non è questo, ma è il tema di come sta insieme una società umana nel momento in cui il sistema macchinico raggiunge la capacità di azione nella produzione che ha l'umano. Il robot non si metterà mai davanti a una spiaggia con una robottina, o viceversa, una robottina con un robot, a spiegargli che il tramonto è una bellissima cosa. Ma la capacità che avrà di fare H24 dentro una fabbrica o in uno studio di commercialisti o di avvocati o in un qualunque altra funzione del lavoro umano, quello che faceva l'umano, per cui prendeva un salario e viveva con quel salario, questa roba qua sì che la sa fare. E guardate, quello che sta per arrivare da qua a fine anno, in termini di salto qualitativo nelle intelligenze artificiali, noi che un po' ci occupiamo di questa roba, stentiamo a comprenderlo, perché il passaggio, poi le informazioni possono anche essere errate, adesso qui non, ma il passaggio è talmente tanto esponenziale che alcuni parlano di un salto tra ChatGPT-4 e GPT-5 o il nuovo modello di Meta che uscirà probabilmente a giugno, che è di circa 10 volte la qualità che ci arriva fino ad oggi l'intelligenza artificiale. E stiamo parlando di un'evoluzione prodotta in 18 mesi. I parametri, si dice che si passerà da, voi sapete che il passaggio da GPT-2 a GPT-3 è stato da 200 milioni di parametri a 1,5 miliardi di parametri. GPT-3 e GPT-5 si dice che passa da 1,5 miliardi di parametri a 3 trilioni di parametri, cioè una logica che non ha raffronto con quello che è stato fino a prima. La logica semantica con cui si faceva l'inferenza bayesiana, per cui si calcolava diciamo, la probabilità della sequenza delle parole nella risposta al prompt che noi mettiamo all'intelligenza artificiale, passa dalla singola parola alla frase, con un salto qualitativo che chi la sta sperimentando dice che è una cosa, noi purtroppo in Italia ancora siamo un po' indietro, anche con le VPN non riusciamo ancora ad entrarci, non sappiamo come sta andando. Queste definizioni, perché, cioè, questi piccoli dati, ma che sono veramente molto, diciamo, superficiali rispetto a quello che sta accadendo, mi consentono di introdurre il tema. Cioè, noi siamo in presenza di quella che io personalmente chiamo da anni, Andrea lo sa perché ci confrontiamo da una vita su questo punto, io l'avverto come una transizione. Che cos'è una transizione per il mio schema? È il passaggio storico da un modo di produzione del valore ad un altro modo di produzione del valore. Esattamente come è accaduto dalla società agricola alla società industriale, e quando si è in presenza di una transizione, quello che viene giù non è semplicemente un aspetto X o Y della società, ma è uno smottamento completo di un ordine sociale e l'emersione di un ordine sociale nuovo. Da tutti i punti di vista, da tutti i punti di vista, da quello istituzionale a quello produttivo, a quello lavorativo, a quello giuridico, a quello culturale. Pensate che cosa era la società prima del Gattopardo e dopo il Gattopardo. Cioè, siamo in presenza di una rottura storica che sta producendo sotto i nostri occhi una transizione. Nelle transizioni nulla è scontato. Si sa che c'è un ponte di comando che ha comandato fino ad oggi e c'è in emersione un nuovo ponte di comando con nuovi soggetti sociali, nuove classi, nuove forme del potere che tentano di imporre un nuovo quadro. E il nuovo quadro, a mio avviso, va ben oltre le nazioni, va ben oltre le
le strutture che abbiamo conosciuto nell'8-900, le forme di rappresentanza e di rappresentatività, le forme delle regole, tant'è vero appunto che questo mondo tende ad autoregolarsi e autogenerare le forme, le regole, addirittura le monete. Sam Altman che cosa ti dice? Ti dice: io vi do l'intelligenza artificiale con cui si fa il salto, vi do tra poco, entro 4-5 anni, i nuovi sistemi di produzione d'energia che servono a sostenere il salto tecnologico e vi do il reddito universale mondiale attraverso WorldCoin, perché so che questa cosa qui produrrà uno sconvolgimento totale dell'assetto sociale che io penso che si possa affrontare in questo modo. E non pensa che sia lo Stato che debba dare un reddito ai cittadini, pensa che sia la sua azienda, cioè il mondo produttivo, che dà direttamente il reddito di cittadinanza universale. Ora qui si aprono, diciamo, insomma, sulla qualità della transizione, se volete ne possiamo parlare dopo, che semmai con molto piacere, insomma, perché è quello di cui mi occupo da qualche anno. Dico che questo processo ha enormi potenzialità e grandissimi rischi. I rischi sono quelli di una produzione di una società del controllo e del comando come non è mai stata sperimentata nella storia. Il processo di accumulazione oggi non avviene più come nella fase capitalistica nella riproduzione di denaro, questa almeno è la mia lettura. Il denaro è, diciamo, una commodity che si produce nella quantità e nella qualità che si vuole oggi, già da qualche decennio. Ma è nella produzione di informazione, intesa sia nella forma che dice Paul Romer, il premio Nobel dell'economia del 2019, e cioè nelle istruzioni che servono nelle modificazioni delle materie prime per produrre oggetti, sia materiali che immateriali, sia nella forma più complessa, che è quella del controllo della società e degli individui. L'informazione è una cosa complessa che tiene dentro anche l'informazione quantitativa che una volta chiamavamo denaro. E questo processo di accumulazione è una cosa completamente nuova che va ben al di là della struttura capitalistica che abbiamo avuto alle spalle negli ultimi due secoli. Ma dall'altra parte apre ad una possibilità gigantesca che è segnalata da una contraddizione, che qui mi fermo, poi sì, possiamo avere più tempo eventualmente per il dialogo, e cioè del fatto che questa capacità di automazione dei processi produttivi sta generando quella che appunto nell'Ottocento è stato chiamato il general intellect, cioè la fase nella quale la conoscenza diventa direttamente produttrice di valore. Ma questa roba qui allude al fatto che si possa passare da un'economia che produce valore di scambio, cioè merci, a un'economia che produce valore d'uso. E questa roba cambia la storia umana, se noi sappiamo metterla, diciamo, politicamente e socialmente sotto controllo, cioè sappiamo fare il conflitto che serve a questa fase politica e storica. Le cose sono aperte perché proprio su questo punto, e cioè sul diritto di proprietà, l'intelligenza artificiale ha aperto una grandissima contraddizione dentro il sistema. Voi sapete che le cose generate dall'intelligenza artificiale, qualcuno ha tentato di metterle sotto copyright. Ci sono stati degli artisti e degli autori che hanno detto: bene, questa qui è un'immagine che io ho generato con l'intelligenza artificiale e è mia. E qualcuno ha contestato questo meccanismo dicendo: no, questa cosa non è tua, perché non l'hai prodotta tu, l'ha prodotta una macchina. Si è aperto un grande dibattito, prima teorico e poi giudiziario, e voi sapete che nei paesi anglofoni esiste il common law, quindi un sistema diverso da quello
nostro con cui si formano, diciamo, le decisioni, e siccome nel Commonwealth la pratica e la prassi dice che solo all'umano è concesso il diritto di creatività, il giudice ha detto no, questo prodotto non può avere copyright. Sapete cosa significa questo? Che tutto quello che le intelligenze artificiali stanno producendo è di proprietà di tutti. Questo è un passaggio gigantesco, che ovviamente è oscurato dal sistema, perché questo pone, diciamo, una rottura alla base del sistema economico, così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ma è il punto di contraddizione, avremmo detto a suo tempo, alto, che noi ci troviamo di fronte. Noi ci troviamo di fronte alla possibilità di dire che tutto quello che le intelligenze artificiali, che stanno per essere applicate a tutto, producono, è un bene comune. Non può più essere una merce. Questo ci porta verso un'idea di valore d'uso molto, molto più vicina ad una possibilità di cambiamento strutturale delle nostre società, di qualunque altra cosa. In Cina, ad esempio, è successo l'esatto contrario. Cioè, in Cina ha detto no, il copyright c'è. E questo è uno dei grandi paradossi, diciamo, della storia d'inizio millennio, perché la società che si basa su, diciamo, l'eredità del pensiero marxiano, marxista più che marxiano, diciamo così, quindi sul superamento delle logiche capitalistiche della produzione, ribadisce invece la logica classica, mentre nella società più avanzata, il capitalismo più alto che la storia umana ad oggi conosciuto, si apre la contraddizione. Ma questo ce l'aveva detto già il buon filosofo di Treviri, che nel punto più alto dello sviluppo si sarebbero create le contraddizioni che servivano al superamento della società stessa. E probabilmente questo è il terreno dell'oggi, il terreno del conflitto, in cui sapremo e dovremo prendere atto. Grazie. Grazie, abbiamo avuto due interventi molto in relazione l'uno con l'altro, da cui insomma, emerge, mi sembra, da un lato l'enormità delle trasformazioni in corso, ma anche in fondo una possibilità auspicabile di governarlo, cioè l'umano e la politica, anche il conflitto, non sono espunte da questa. Queste trasformazioni che riguardano l'intervento di Sergio Lucci, adesso l'ha messo molto in rilievo, i modi di produzione, l'economia. E allora a questo punto io finirei questo primo giro di interventi, dando la parola al curatore del libro, Andrea Ventura, che è un economista, ha insegnato economia politica Firenze, e quindi anche su questo penso possa sviluppare la questione. Grazie. Allora, grazie a tutti, grazie David per aver organizzato questo bellissimo pomeriggio. Allora, come avete sentito, il tema dell'intelligenza artificiale non ha confini, è un po' mare magno, si può prendere dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista economico. E niente, un passaggio, io partirei da un passaggio dell'intervento di Bellucci, cioè proprio quell'immagine del film di Stanley Kubrick, in cui il campione dà un colpo con un osso. Però c'è un seguito di quella scena, cioè l'osso che lui riesce a far saltare in aria, poi diventa l'astronave all'interno della quale abbiamo il computer A9000 che prende il comando della navicella e cerca di uccidere tutti i membri dell'equipaggio. Ecco, in questa scena iniziale
poi quando è negli anni 60? 68. 68, esatto. In questa scena del film ci sta condensata filosofia, storia, economia, anzitutto, e antropologia. Perché anzitutto c'è l'idea che quello è uno scimmione e diventa uomo nel momento in cui capisce la potenza dello strumento materiale. Cioè lui si distacca dalla condizione animale per il controllo, per un mezzo tecnico, per uno strumento. Come se un uomo o un bambino, prima dell'invenzione degli strumenti, uno che dipinge su una grotta, un bambino che non ha rapporto con gli strumenti materiali, in fondo non fosse pienamente umano, perché non ha la tecnica. La tecnica definisce l'umano in questa, in questa, in questa scena di Stanley Kubrick. E quindi la tecnica definisce l'umano, e nella misura in cui questa potenza tecnica si è sviluppata fino al punto odierno da assorbire non solo le qualità manuali degli esseri umani, cioè perché potenzia la nostra, con la bomba atomica si è potenziata la capacità distruttiva, con la macchina a vapore abbiamo potenziato le nostre possibilità in termini di cavalli di vapore, di potenza materiale, ma a questo punto si pone la questione se anche la nostra mente può essere potenziata e sostituita dalle macchine. E quello che Kubrick in quel film racconta è il rischio che la nostra mente, la mente di un computer diventi più potente della nostra al punto da ingannarci, prendere il controllo della navicella spaziale che possiamo immaginare essere il nostro povero pianeta Terra e portarlo alla distruzione. E non sono più gli uomini che distruggono, ma è la macchina che è diventata più potente di noi. Ecco, io non sono così convinto di quello che è di un passato del tuo intervento in cui sia così assodata la differenza fra pensiero umano e intelligenza artificiale. Cioè noi ce lo stiamo raccontando come, cioè sì, è ovvio che gli esseri umani, come dire, stanno stesi a prendere il sole, si innamorano, fanno tutta una serie di attività che le macchine non possono fare, ma nell'ambiente scientifico, dai tempi di von Neumann con Turing e tanti altri studiosi, c'è l'idea che noi studiamo i neuroni, riproduciamo l'attività neuronale dentro un computer e quindi non c'è, in via ipotetica, non c'è differenza fra quello che è una condizione, diciamo, il modo in cui pensiamo noi e come può pensare una macchina. E io penso, cioè, e questa è un po' la convinzione che ci ha guidato nella scrittura di questo libro, perché non ci saremmo mai azzardati a trattare un tema così complicato da tanti punti di vista se non avessimo trovato un filo comune. Io penso che invece il fatto di chiarire in che cosa si distingue il pensiero umano dall'intelligenza artificiale sia una condizione preliminare per fare proprio quel discorso che diceva Sergio, cioè di riuscire a recuperare queste tecniche e riportarle ad un uso umano. Cioè se noi pensiamo che in fondo non c'è tutta questa differenza, che gli uomini sbagliano, ma sbagliano un po' anche le macchine, che in qualche modo sì, noi siamo intelligenti, ma le macchine potranno essere più intelligenti di noi, a questo punto affidiamo le nostre scelte sociali alle macchine, affidiamo la nostra produzione alle macchine, e gli esseri umani, che ci stiamo a fare? Diventiamo superflui, diciamo, siamo una specie inutile, veniamo soppiantati dalle macchine. Guardate che ci stanno dei filoni all'interno di questi ambienti che studiano intelligenza artificiale, che a mio avviso vanno verso il delirio. Cioè alcuni pensano, tipo Kurzweil, un ingegnere di Google, lui è convinto che noi potremmo presto mettere la nostra intelligenza in rete, caricare la nostra coscienza in rete e diventare eterni. E dice, speriamo che succeda quando io sono ancora vivo, perché almeno poi diventerò eterno, spero di non essere l'ultimo a morire. Oppure altri che ritengono che, per esempio Musk, dice che questa società, Novale si chiama, no? Che non solo è una società medica, ma c'ha l'idea che siccome le macchine diventeranno progressivamente sempre più forti, sempre più intelligenti di noi, l'unico modo di difenderci e di mantenere la nostra umanità nei confronti di macchine sempre più potenti sia quella di impiantarci dei chip nel cervello e quindi ibridare l'uomo con la macchina in modo da tenere il passo con questa evoluzione della specie umana che finisce per essere un'evoluzione che supera l'umano, l'iperumano, proprio perché ci ibridiamo con le macchine.
Ecco, l'idea un po' che ci ha guidato è quella di, anzitutto, di cercare di ricostruire da dove nasce questo pensiero. E Dalvi in qualche modo l'ha accennato all'inizio, cioè se noi abbiamo l'idea che il corpo umano sia qualcosa di ostacolo alla conoscenza, pensate a Cartesio la prima, lo dice molto spesso, tutti gli errori che facciamo nel modo di ragionare derivano dal fatto che da bambini siamo abituati a sentire e immaginare. Se noi eliminiamo il sentimento, eliminiamo l'immaginazione, riusciremo a raggiungere la lucidezza, la lucidità del pensiero e ragioneremo molto meglio. Ecco, il modello della macchina è un modello, diciamo, di pensiero di tipo cartesiano, in cui la macchina ovviamente non ha corpo, non è mai stata bambina, non ha mai immaginazione, non ha mai emozioni, e quindi ovviamente se questa è l'antropologia che sta dietro di noi, la macchina potrà diventare più efficiente e pensare meglio di noi. E questa svalutazione del corpo è un po' un filone conduttore anche del pensiero, in parte, adesso non voglio generalizzare, del pensiero occidentale, soprattutto la svalutazione dell'immaginazione. Nel trattato, prima citato con Dyack, no? Il trattato dei sistemi, lui, ovviamente l'illuminismo è molto distante da Cartesio, però anche lì c'è l'idea che l'immaginazione è qualcosa che è sviante, cioè noi... Quando noi immaginiamo qualcosa dobbiamo stare attenti, perché la realtà è la realtà dei fatti, non è mai l'immaginazione, l'invenzione. E questa cosa la ritrovate ad esempio in Wittgenstein, nel Tractatus di Wittgenstein, che è stata la base del Circolo di Vienna, che ti dice che l'unico linguaggio delle scienze, l'unico linguaggio che ha un senso, è quello che ha riferimento agli oggetti materiali. Per cui ti dicono che non... arrivano all'assurdo di dire in termini scientifici non bisogna dire mi sono arrabbiato, ma bisogna dire ho avuto un aumento della pressione sanguigna, perché l'aumento della pressione sanguigna è un fenomeno registrabile con le leggi della natura. Mi sono arrabbiato è un termine che non è... Carnap fa un articolo in cui fa il nesso tra psicologia e cerca di ridurre tutta la psicologia allo studio dei neurotrasmettitori e della base materiale. Ecco, noi è vero che non sappiamo esattamente come funziona il pensiero umano, però ho visto con curiosità che tutti quelli che si occupano di intelligenza artificiale hanno dei bimbi piccoli e incominciano a dire ma il mio bimbo non funziona proprio come funziona una macchina, è completamente diverso. E cos'è la diversità di un bimbo che inizia a pensare, che inizia a scoprire gli oggetti nel mondo, e quello di una macchina? Ecco, qui è un punto in cui c'è stato molto di aiuto nella stesura del libro, il pensiero di Massimo Fagioli, perché Massimo Fagioli ti dice una cosa molto chiara e molto semplice. Dice no, il pensiero nasce dalle immagini. La capacità di immaginare è ciò che contraddistingue il pensiero umano. Cos'è la capacità di immaginare? Adesso io voglio fare... come ho cercato di utilizzare io questo concetto che è molto complesso ed è molto, come dire, ci ha lavorato una vita. Voi pensate, io c'ho una bimba piccola e un giorno non parlava. C'era un disegnino e ci stava un cane, che era disegnato con un fiocchetto in testa che stava alla cassa di un supermercato. Lei ci mette il ditino sopra e dice, cane, dice, ma come fa questa piccoletta a capire che quello è un cane? Tu non è che ti abbiamo insegnato, cioè il cane lo vede per conto suo, cioè vede tanti cani per strada, ma non è che lei ha preso il cane perché il cane è quello che abbaia, che va col guinzaglio, che ha quattro zampe, eccetera. Evidentemente nella sua esperienza si è formata l'immagine del cane, ma l'immagine del cane non è l'immagine della la collezione di fotografie di tutti i cani che ha visto, perché se fosse una collezione di fotografie lei non potrebbe riconoscere un cane in un contesto con un fiocchetto in testa, in un contesto a sud dove non c'è nessun cane. Quindi, evidentemente, c'è un processo che noi non sappiamo la neurofisiologia di questo processo, però di fatto l'esperienza fa sì che lei si forma un'immagine di quello che è il cane, che il cane come concetto è un'invenzione umana. Non esiste il cane in natura. Esistono 10 razze di cani e tu, una volta che ti inventi concetto, l'immagine del cane, puoi
riconoscere un cane anche se non l'hai mai visto prima, cioè lei il cane in quelle condizioni, in un supermercato, non potrà mai averlo visto, eppure mi dice quello è un cane. Il cane non è fotografia, perché è un'immagine che deve unire il pechinese e l'alano, se voi ci pensate un attimo. Come fate a fare un disegno o rappresentare con una fotografia qualcosa che ha al contempo un pechinese e un alano? Io mi chiedo a Sergio, che ha studiato tanto queste questioni, se io do a un computer 10 razze di cani e gli dico, e dopo processi milioni e milioni e milioni di immagini comincio a dire sì, questo è un cane, e poi gli faccio vedere un cane di una razza che non ha mai visto prima, può il computer dire quello è un cane? Io gli faccio, noi tutti noi abbiamo esperienza di andare in un paese straniero e riconoscere un albero che non abbiamo mai visto. Cioè, come facciamo a sapere che è un albero? Noi abbiamo visto gli alberi che ci vediamo qua. Evidentemente nella nostra mente si è formata l'immagine che è una creazione dell'albero, e il pensiero umano inizia nel momento in cui inventa qualche cosa. Il numero. Qualcuno ha mai visto il 4 uscendo per strada? Il 4 è molto più complicato per un bambino, perché deve capire che è qualcosa che è al contempo 4 gambe di un tavolo, 4 persone intorno a un tavolo, quarto piano. Però una volta che c'è l'immagine del 4, riconosce il 4. Quindi è un atto, il pensiero è un atto creativo, non è la riproduzione di ciò che c'era prima. E questa realtà creativa dell'essere umano è alla fondamento del pensiero, e secondo me è il punto, perché poi è una cosa curiosa, ne discutevamo anche prima, cioè tutto il dibattito sull'intelligenza artificiale è accompagnato da persone che dicono le macchine non potranno mai fare questo, le macchine poi alla fine lo fanno, le macchine non potranno mai scrivere un testo, alla fine lo fanno, però tutto quello che fanno è legato a quello che noi gli proponiamo, lo proponiamo, lo rielaborano e elaborano un testo. Ma può una macchina inventare qualcosa che non ha mai visto prima? Può fare questo passaggio creativo, che è quello che facciamo tutti quanti noi quando impariamo il linguaggio? Ma la questione dell'immagine è molto più complessa di quello che vi ho spiegato io, perché ad esempio anche questo evento può essere considerato un'immagine. Noi come ce lo ricorderemo questo evento? La macchina potrà registrare il numero di interventi, quanto è durato, le parole che sono ricorse di più nell'intervento, forse potrà fare anche un verbale, giusto? Fra poco. No, lo fanno già, gli diamo la registrazione e ci fanno il verbale, no, il verbale steso, scritto, sì, poi gli facciamo fare un sunto del verbale in modo che abbiamo mezza paginetta e abbiamo tutto il riassunto. Ma il vissuto nostro, il vissuto, per esempio, il mio vissuto, l'immagine mia di questo evento è nel rapporto con David, nel fatto di aver fatto il libro, nel fatto di essere stato contento di essere venuto qui, e poi mi ricorderò delle cose che ho sentito, che mi sono piaciute, che ho imparato qualche cosa. Quindi la mia immagine, il mio pensiero, non è la somma di una serie di fatti materiali che sono successi, registrati dal computer. Così ognuno di voi potrà avere, come dire, il suo vissuto di questo evento, e ricordo qui, non riesco a ricordare la frase che ha citato di Vico Davide in precedenza. Quindi noi funzioniamo in modo completamente diverso, e questo fatto di funzionare in modo completamente diverso significa che non solo non siamo ragione calcolante, non siamo soltanto delle macchine che devono risolvere dei problemi, ma siamo anche delle persone che hanno delle esigenze di realizzazione. E questa è la distinzione tra bisogni e esigenze che ha richiamato Davide in precedenza. Cioè, noi come ci realizziamo come esseri umani? Se ci realizziamo sulla base del modello di Stanley Kubrick, ci realizziamo producendo sempre più merci, producendo tecnologie sempre più complesse. Saremo sempre schiavi della tecnologia. Noi ci realizziamo come esseri umani nella socialità, nei nostri rapporti, nelle nostre dimensioni affettive, in quello che riusciamo a costruire insieme agli altri, che non è quello che ci offre la macchina. A questo punto, la cosa interessante, e mi ricollego a quello che diceva Sergio in precedenza, è il fatto che queste tecnologie possono aprire una nuova fase di sviluppo umano, però dobbiamo sapere i loro limiti e le loro potenzialità, e soprattutto dobbiamo sapere cosa siamo noi come esseri umani e in che cosa ci distinguiamo dalle macchine, e in che cosa, e senza questo presupposto, noi il modo di ricondurre queste macchine, questa potenza enorme del capitale all'interno di strutture sociali che portino al nostro benessere, senza questa consapevolezza di noi come esseri umani, a mio avviso
abbiamo una partita persa, perché il capitale, come diceva Sergio, sta assumendo dentro di sé, dentro Google, dentro Facebook, dentro, non solo il lavoro morto, come diceva Marx nel capitalismo della vecchia fase, ma anche il pensiero morto, cioè tutte le nostre conoscenze, tutte le nostre conoscenze che abbiamo. Voi pensate una cosa sola, forse farà abbastanza impressione, qual è la missione di Google? La missione sociale di Google è di essere i mediatori fra noi e tutta l'informazione del mondo. È una missione assolutamente delirante, cioè una società privata pensa di costituirsi come mediazione fra i singoli e tutta l'informazione del mondo. Gli algoritmi di Google, chi li controlla? È già così. Chi li controlla? Chi è che decide quali sono le informazioni rilevanti e quali sono le informazioni irrilevanti? Chi è che decide quali sono i libri che devono essere più letti, le notizie che devono circolare, i programmi che devono essere più apprezzati e chi no? Noi ci abbiamo in questione, in ballo una questione assolutamente decisiva. C'era Roosevelt che diceva non ci può essere democrazia se ci sono i grandi monopoli. Oggi io penso che non ci possa essere democrazia senza non si contesta il potere di questi grandi giganti tecnologici dei quali non abbiamo neanche il nome per nominarli. C'è chi parla di capitalismo digitale, io nel mio saggio dico feudalesimo digitale, capitalismo cognitivo, tecnocapitalismo. Ci sono tanti termini per usare questa realtà così nuova e così potente, tanto potente da dire una società privata si autoregola, come diceva la dottoressa De Minico in precedenza, si autoregola, cioè si danno le norme per conto loro, si creano dei panel di studiosi stipendiati da loro per darsi delle regole etiche da seguire per non danneggiare la società. Però la democrazia dove sta in questo? La democrazia rischiamo di perderla. Rischiamo di perderla per questo strapotere di questi giganti tecnologici che sono una cosa, appunto, hanno una concentrazione di potere senza precedenti, che poi sono legati a questo fenomeno della concentrazione della ricchezza, che voi sapete tutti quanti, non è mai stata così diseguale. Non c'è mai stato un momento nella storia umana in cui così poche persone hanno una ricchezza accumulata così potente rispetto a tanti altri che sono poveri. Ecco, scusate, chiudo qua dicendo appunto che, ripeto, una delle convinzioni, diciamo, in questa fase, la sfida nell'Ottocento del capitale era la sfida al lavoro, all'uomo come essere che lavora. Infatti la nostra Costituzione è fondata sul lavoro. La sfida odierna è la sfida all'intelligenza umana, quindi dobbiamo rispondere facendo una ricerca su noi stessi, proprio per poter poi rispondere a quello che fa la differenza tra uomo e macchina, quello che può fare una macchina e quello che dobbiamo continuare a fare noi per far funzionare la nostra società e anche per il nostro benessere. Grazie Andrea per l'occasione prodotta dal tuo libro, anche per aver ulteriormente arricchito l'inventario delle tematiche, sia sull'aspetto economico, ma anche politico, concentrazione di conoscenza legato alla concentrazione della ricchezza, l'espropriazione in qualche modo del pensiero che diventa inglobato nella macchina, l'esposizione della conoscenza, che poi è sempre una conoscenza in qualche modo a sua volta semplificata e impoverita, perché diciamo, noi abbiamo l'illusione che tutto quanto sia in rete, che tutta la conoscenza del mondo sia in rete, ma non tutta la conoscenza del mondo è digitalizzata, non tutti gli archivi, per esempio, sono scannerizzati, digitalizzati, messi in rete, e quindi c'è anche un impoverimento della conoscenza che è a monte di questa idea che poi invece no, con la conoscenza che in rete si può produrre una conoscenza digitale. E lo stesso vale per l'immaginario, per questo discorso sull'antropologia che è fondamentale. Quale antropologia in parte è alla base, ma quale antropologia veicola no, la diffusione dell'intelligenza artificiale? Questo è un altro tema, appunto tutto il tema di allora che cos'è la fantasia, che cos'è l'immaginazione in un mondo in cui no, l'intelligenza artificiale ha un ruolo sempre importante. Su questi temi
c'è Manuela che ha molto riflettuto sulla dimensione produttiva e creativa della fantasia, non so se vuole dire qualcosa anche lei, però ecco, vorrei soprattutto, sono state sollevate tante questioni anche sulla politica, sul diritto, su come, su quali sono i rischi e quali sono le opportunità e quali sono le strategie che si possono mettere in atto di fronte a questa trasformazione che sembra un po' trascenderci, quindi innanzitutto gli studenti, ma anche i colleghi e Carlo. Io ho una curiosità, però di senso per dirvi. Grazie che mi riconosce il prof, perché ci tengo. Mi fa ben risposta. Perché se hanno questo tavolo, sono l'unica donna, non vedo perché. Ah, scusa. Per carità, perché se siamo già discriminatori noi, figuriamoci un attimo. Scusate, io ci tengo ad alcune cose. All'essere donna e all'essere sud. Se mi toccate su questi due punti, viene una mia. Scusa se l'ho detto, ma ci tengo. Volevo, durante il seminario, mi è venuto in mente, c'è una curiosità più che altro, perché ho pensato che ci sono state, soprattutto da parte di persone diciamo famose, una serie di denunce riguardo all'utilizzo della loro immagine da parte dell'intelligence artificiale, nel senso che, per esempio, ultimamente c'è stata la cantante Rose Gillen, che ha denunciato sui social, poi nel privato non so, però la questione del nudo, quindi sono state create delle immagini, dei video, non lo so, con la sua figura, però nel nudo, e quindi mi sono chiesta, cioè, dal punto di vista giuridico, quindi il colpevole in un certo senso, cioè chi dovrebbe, cioè chi è, perché io ho dato per scontato che sia una persona, cioè, reale, che è andata a creare, però poi mi è venuto il dubbio, mi sono detta, ma è imputabile effettivamente a qualcuno, è imputabile alla macchina, c'è qualcuno realmente da denunciare, e quindi questo fatto, grazie della domanda. Quindi, grazie della domanda. Sempre in questo atto, vogliamo raccoglierne, no? Che ho visto che già diverse mani si erano alzate. Sì, 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 grazie. Anche io avrei una domanda. Una domanda per la professoressa Dimenico, che stava dicendo che l'iter legislativo di questa normativa europea per l'intelligenza artificiale è partito addirittura nel 2001. 21, ok, allora non ho più la domanda perché devo aver capito male io, e mi aveva sorpreso molto questo dato, quindi chiedevo a quale stato potesse essere l'intelligenza artificiale che nel 2001. C'era. Allora, se vuole giro a lei la domanda, perché mi interessava molto sapere a che, come fosse, insomma, che cosa ci fosse già nel 2021 rispetto a questo sviluppo. E poi è anche un'altra domanda, ovvero, e anche qui mi vorrei supportare con una citazione cinematografica, cioè penso al film di Mamoru Oshii, Ghost in the Shell, in cui si immagina che sia possibile ad un certo punto produrre una macchina che abbia una tale complessità neurale, insomma, una rete neurale creata artificialmente, da poter in un certo senso abitare un corpo umano, in un certo senso possedere un corpo. E allora io mi chiedo se a questo punto, nel momento in cui possiamo immaginare che una macchina abbia una complessità tale da poter sviluppare degli affetti, da avere una sensibilità, a quel punto ancora si potrebbe insistere su una differenza così forte tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, perché il dubbio che da profano rispetto a queste questioni mi viene quando si affronta questo discorso è che si faccia riferimento ad uno stato della tecnologia attuale dove la differenza è molto forte, però che non è detto, almeno mi viene da immaginare, che non possa essere superato. Grazie. Grazie
degli interventi del docente, della professoressa, che sono stati veramente interessantissimi. E avrei un po' di domande un po' trasversali. Alla professoressa volevo chiedere se la legislazione europea ha previsto qualcosa rispetto all'impatto dell'intelligenza artificiale sui sistemi educativi e quindi all'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole e nelle università. Si è previsto una regolazione di che tipo e in qualche modo anche agli altri, diciamo, presenti, volevo chiedere cosa loro hanno studiato rispetto a, se hanno approfondito il tema, rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale nell'insegnamento, anche come si sta muovendo la normativa rispetto a questo. La seconda questione invece riguardava il rapporto tra forze produttive e rapporto di produzione, che alla fine è emesso, secondo me, non solo nel secondo, ma anche nel terzo intervento, cioè non solo il professor Bellucci, ma anche il professor Venturi. Perché la questione della proprietà, come poi in realtà anche la professoressa mi problematizzava, non è del tutto sempre vero che il fatto che la macchina sia l'ente produttore del prodotto, almeno per come in qualche modo è stata il professor Bellucci ha presentato, sia in qualche modo contraddittorio alla proprietà privata. Perché, come ha detto la professoressa, anzi, l'assenza di regolazione, quindi l'assenza del responsabile che produce, a cui poter imputare il prodotto, può essere in realtà un modo attraverso cui i grandi capitali monopolizzano quello stesso prodotto, come in realtà è stato alle origini di internet, cioè la libera circolazione dei dati è richiesta dai grandi monopoli. Quanto meno è regolata quella libera circolazione dei dati, per esempio mettendo che non sono prodotti col copyright ma sono senza copyright, tanto più in realtà è possibile far circolare la merce da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista, siamo sicuri che è la macchina che produce quel prodotto? Cioè la macchina è oggettivazione di lavoro umano, e ancora di più la macchina con intelligenza artificiale, che in realtà è un rapporto tra uomo e macchina, non è solo la macchina, tanto che noi siamo produttori dei dati e coloro che mettono i dati. La macchina, secondo Marx, non produce valore, riduce il valore, ma aumenta la produttività del lavoro che produce valore, riducendo il valore per unità di prodotto. E la contraddizione poi che Marx sviluppa nella teoria della caduta tendenziale del salario profitto è questa. No, volevo appunto problematizzare con lei questo punto. Sì. Se quella l'intelligenza artificiale mette in questione questa teoria del valore classica, se invece no. E la contraddizione al punto più alto è da vedere anche nei termini, secondo me, posti dal professor Ventura. C'è la questione dell'immaginazione. A parte la ringrazio perché mi ha fatto capire lo schematismo trascendentale di Kant, quindi grazie mille. Perché non lo volevo citare, perché però no, io penso che faccio filosofia da quando arrivo a 17-18 anni, poi ce l'ho a 12 anni, ma ci vuole capire la gioia in 2 minuti grazie a lei. Quindi io la ringrazio veramente con tutto il cuore. Ma possiamo chiudere qui a giocare? Per me io me ne ho fatto tantissimo, ma solo direttore all'università. Detta questa cosa, in realtà la contraddizione non è neanche tra il fatto che la macchina in qualche modo non potenzia l'inventività umana, ma ha bisogno dell'inventività umana nel processo capitalistico. Cioè, paradossalmente, sostituendo nel lavoro vivo, col lavoro morto, l'intelligenza viva, l'intelligenza morta, è il capitale stesso che si fa il vecchino di sé. Ma prima ancora del problema del profitto, diciamo così, proprio del problema delle capacità umane di portare avanti lo sviluppo tecnologico. Questa è la domanda, che non è un'affermazione, perché sono l'ultimo da poterlo fare. Ultima questione, appunto, la contraddizione. Sì, ma saremo capaci di fare conflitto nella misura in cui la macchina penetra tutti quanti i rapporti sociali?
questa è l'ultima domanda. Quindi sì, c'è la contraddizione obiettiva, vuoi dal punto di vista economico, vuoi dal punto di vista anche dello sviluppo delle forze produttive in se stessi. Ma saremo capaci di fare conflitto in un mondo che ha sostituito la macchina, che pervasivamente queste macchine, chiaramente. Allora, prima riflessione, quello che diceva proprio sul futuro della creatività, questa macchina non ha. E quindi in un altro, diciamo, un'altra presentazione del suo libro, lei restituisce perfettamente la funzione della macchina e la chiama pappagallo statistico. No? Quindi non può avere un'immagine, diciamo, riproduce l'esistente. Il libro dotto proprio, cioè, applicato proprio alla questione delle statistiche, no? E prima faceva dell'esempio dei processi penali, come entra, diciamo, l'algoritmo nei processi penali. E a me viene in mente, diciamo, tutta la letteratura neopositivista, diciamo, criminologica, e non a caso, diciamo, il Biden è stato fatto una federazione, diciamo, di stati che hanno un tasso altissimo di popolazione carceraria, quindi domani magari ci possiamo trovare nei tribunali un'app che si chiama Chat Lombroso GPT, nel senso è perfettamente, diciamo, in linea, diciamo, con la razza conservativa, no? Che dimostra quanto invece, diciamo, questo strumento non è neutrale, diciamo, l'algoritmo non è neutrale, diciamo, ed è costruito appunto nella questione della relazione di forze di potere, diciamo, attuale. No, vabbè, io poi avevo un intervento più che delle domande, poi una domanda un po' così anche verso la fine. mi sembra che il dibattito su intelligenza artificiale, tecnologia, e quindi questo nuovo balzo dell'umanità che stiamo attraversando nella nostra epoca, sia ormai da più o meno 10 anni in Italia in voga anche nei dipartimenti di filosofia. Io mi ricordo quando nel 2013 era stato tradotto in italiano quello che era il manifesto accelerazionista scritto da William Smicek, che poneva alcune questioni politiche sull'opportunità di sfruttare, diciamo, questo balzo tecnologico ai fini di una liberazione anche politica ed economica, soprattutto da quello che era il gioco del lavoro. E mi ricordo che queste suggestioni venivano fatte appunto sulla base di quelli che erano alcuni dei ragionamenti, degli esiti politici, dei filosofi politici di quelle eterodossia marxista degli anni 60, che erano stati appunto gli operaisti, che proprio partendo dai Grundrisse, traducendo nel 64 sui Quaderni Rossi per la prima volta Panzieri, il Grundrisse, soprattutto il frammento delle macchine, prendevano questo piccolo pezzetto di Marx e poi formulavano intorno a questo quella che era tutta, diciamo, una formulazione teorica sul genere dell'intelletto, no? E mi sembra che appunto nel 2013 si era riacceso questo dibattito in Italia su quelli che erano i potenziali o i limiti, le criticità o i rischi di quello che era appunto lo sviluppo tecnologico a cui stavamo assistendo. Per me un po' una risposta a questi quesiti l'avevano data in un bellissimo saggio del 2016 invece, che si chiama Bifurcare alla radice, Paolo Dugnola e Sara Baranzoni, in cui un po' riprendendo Stigler anche, parlavano appunto del processo di proletarizzazione, no? Che avviene proprio attraverso l'automazione. Provo a fare un esempio semplice così che ci capiamo. Sostanzialmente loro sostenevano che l'intelligenza artificiale non esiste, quantomeno è sbagliato chiamarla in questo modo, perché dietro quello che sono le tecnologie algoritmiche di computazione c'era tantissimo lavoro umano. Ad esempio, per sviluppare una tecnologia di guida automatica era necessario che tantissime persone visualizzavano un tot di fotogrammi e che nutrissero l'algoritmo
di questi fotogrammi per implementarlo attraverso quello che è il processo che si chiama turcomeccanico, ossia nutrire di dati l'algoritmo per addestrarlo, un po' quello che stiamo facendo noi ogni giorno usando il ChatGPT, no? Miglioriamo la macchina perché buttiamo dentro la macchina dei dati, e qua ritorno anche al discorso di Luca, nel senso che mi sembra che appunto a produrre valore siamo comunque sempre noi umani, e che questo valore, di fatto, questo bacio tecnologico sia andato contro quello che è la valorizzazione del lavoro umano, perché ha invertito quello che era il rapporto tra lo strumento e l'umano, che se prima era lo strumento, un prolungamento del corpo, in questa fase siamo noi appendice della macchina, no? E questo, diciamo, la dice lunga anche su tutti quelli che sono il dibattito sulla proprietà, sul copyright e sul fatto che di fatto oggi le infrastrutture, i software sono proprietà private. E di fatto questo è il lavoro che viene prodotto, l'uso di questi dati viene fatto esclusivamente per un uso privatistico che va proprio al contrario invece di quello che è il bene comune, no? E su questo, sempre appunto in questo piccolo saggio di Baranzoni e Vignola, si ricorreva a un bellissimo mito di Platone, nel Fedro, dove c'era appunto Platone che ricorre al mito di Teut per spiegare la questione con la doppia problematicità della tecnologia, no? Il mito di Teut in cui questo dio egizio regala al re la proprietà della scrittura. E Platone definisce in questo caso la tecnologia della scrittura come un farmaco nella doppia accezione di cura e di veleno anche, nascondendo, diciamo, questo, quello che è il significato poi della tecnologia, ossia che può avere una duplicità, cioè può essere sia, diciamo, una cura, ma anche può essere qualcosa che riduce quelle che sono le capacità umane, in questo caso la memoria. E allora la questione, secondo me, sulla tecnologia, o quantomeno la questione politica, sociale, filosofica sulla tecnologia, non è sulla tecnologia stessa, ma è politica. Cioè, noi ci possiamo auspicare, tra l'altro su questo voglio citare anche un libro molto bello, che secondo me è fondamentale, che si chiama Internet ci rende stupidi, di Nicola Starr, in cui si spiega che le tecnologie odierne stanno modificando plasticamente il nostro cervello. Non siamo più capaci, non siamo più in grado di leggere 10 pagine come le leggevamo prima. Abbiamo un problema sull'attenzione. Questo è per dire che ci sono tanti rischi sulla direzione che la tecnologia sta prendendo oggi, ma che il problema tecnologico non si può risolverlo in modo tecnico o tecnocratico. Ma è un problema politico. È un problema di che direzione prende la società, perché quando noi andiamo a ragionare sullo sviluppo tecnologico, non dobbiamo scordarci che lo sviluppo tecnologico è la società. Stigler diceva che l'organizzazione della tecnologia è l'organizzazione della materia inorganica. E quindi, secondo me, la domanda da porci è: come noi ci poniamo? Abbiamo una teoria per definire quello che è lo sviluppo tecnologico odierno, ma che si basa sul sociale, anche a fronte dell'antropocene, cioè di un'altra questione molto importante oggi, no? Poi il limite dell'accelerazionismo si è rivelato di fatto, si è rivelato di fatto manchevole del fatto che non considerava che accelerando i processi di automazione, quindi la produzione, un'iperproduzione, si generava un ipersfruttamento, anche perché delle risorse. Perché ricordiamoci che per mantenere un server bisogna comunque usare una quantità di energia enorme. Quindi anche porre la questione, oggi non si può nel 2024 non considerare questa questione qua. E qua chiudo con Bookchin che diceva la tecnologia, lo sviluppo tecnologico dipende dallo sviluppo sociale, quindi dai rapporti sociali, e bisogna agire là per trovare quella che è una tecnologia liberatoria. Bene, c'è ancora. Abbiamo avuto domande, abbiamo avuto anche nuovi interventi, insomma, si è ampliato ultimamente il campo della discussione, anche quest'ultima
annotazione su, sull'aspetto materiale della, delle tecnologie dell'intelligenza artificiale e sull'impatto ambientale mi sembra importante. Io, un attimo, prima di ripassare la parola al tavolo, siccome ci sono due autori del libro, Carlo Zaghi e Federico Tulli, in particolare il capitolo di Zaghi che è quello sul diritto, è stato molto chiamato in causa, forse volevo sentire un attimo, volevo lasciare un attimo la parola anche a loro e poi dopo rispondiamo alle domande. Allora, innanzitutto grazie a tutti i relatori per veramente commenti molto più che interessanti, insomma, sono domande e discussioni che sono veramente fruttuose, insomma, penso di assistere anche alla, alla costruzione di non solo di un dialogo, ma di un pensiero a un tema che riguarda, diciamo, il quotidiano. Però voglio anche aggiungere che questo mi sembra anche l'ambiente, il giusto ambiente per discutere, cioè gli strumenti che voi, diciamo, coltivate sono gli strumenti che servono per affrontare questo tema che investe tantissimi aspetti della vita sociale e economica. È l'ambiente, è il luogo giusto per discutere. Due o tre considerazioni sui tanti argomenti che sono stati sollevati. Allora io sono, faccio parte di questo discorso, questi euro fanatici che dicono, faccio parte di quel filone, no? Cioè ben venga questa nuova regolamentazione europea dell'intelligenza artificiale, diciamo. Perché lo dico? Perché dalla proposta della Commissione, mi limito a dire cose molto sintetiche, poi chi la voglia di approfondire avrà modo di farlo. Dalla proposta iniziale della Commissione europea al regolamento che è stato approvato, diciamo, in questi ultimi mesi, c'è stato un notevole progresso, nel senso che la Commissione europea aveva in, aveva in mente non disturbiamo troppo l'operatore, il manovratore, il macchinista, no? Perché questa è un'opportunità per la crescita, per lo sviluppo, eccetera, eccetera. No? Per cui lasciamo il fatto che sia autorevoli, non mettiamo troppi bastoni sulle volte. Il Consiglio, cioè i governi dei 27 paesi, tutto sommato condividevano l'impostazione della Commissione europea, quindi siamo nel 21. Il Parlamento europeo invece ha detto, no, qui sono in ballo dei diritti fondamentali dei cittadini e quindi non possiamo fare questo, non possiamo fare quest'altro, dobbiamo essere più cauti. Quindi c'è stato, a mio avviso, in questo processo, per cui il risultato, la regolamentazione europea è sempre il risultato di tanti punti di vista che si devono mettere d'accordo, no? Però in questo mettersi d'accordo, in questo compromesso, secondo me c'è stato un significativo passo avanti. Per questo io sono un euro, diciamo, entusiasta di questo risultato. Non in tutti i casi ci sono questi risultati positivi, assolutamente. Però in questo caso mi sento di dire, beh, hanno fatto, le istituzioni europee hanno fatto un bel lavoro. E poi l'ultima osservazione è un po' su un tema che è stato sollevato riguardo al diritto di proprietà. Sì, effettivamente quello è un aspetto che avrà tantissime battaglie per il copyright, ma pensate, adesso i nuovi farmaci si fanno con l'intelligenza artificiale, no, ma di chi è la proprietà del nuovo farmaco? Cioè qui si apre veramente dei farmaci e del brevetto, se ne è parlato durante la pandemia, no? Sul fatto che le imprese farmaceutiche guadagnavano e guadagnano tuttora tantissimo grazie alla produzione di farmaci per contrastare il Covid, peraltro utilizzando tantissimi fondi pubblici, no? Così come la rete che ha determinato questo sviluppo esponenziale dell'intelligenza artificiale, la rete si è costruita grazie a finanziamenti pubblici. Insomma, quindi diciamo grandi aziende che adesso appunto hanno accumulato ricchezze enormi, ricchezze paragonabili a quelle di tanti stati, però hanno goduto di un sostegno pubblico fondamentale, altrimenti non avrebbero potuto fare. Quindi in qualche modo c'è un tema di redistribuzione, quindi molto importante. Poi tutto il tema della differenza tra, pensi che poi è il titolo del volume, tra
pensiero umano e l'intelligenza artificiale proprio in questo contesto, per gli argomenti che sono oggetto del vostro studio, è importantissimo. Insomma, mi pare che Andrea Ventura l'abbia trattato magistralmente, quindi non aggiungo nient'altro. Grazie. Io non vorrei fare considerazioni, ma la giornalista ha delle domande. Perché no, mentre ascoltavo mi chiedevo, nel mio saggio c'è tutto, era una risposta, ovviamente non la do, che fine farà il giornalismo, no? Ma più che altro non è giornalismo, l'informazione. Allora, con l'intelligenza artificiale sta già succedendo, appunto, che c'è un certo tipo di informazione che venga sostituita molto facilmente, sia sostituita molto facilmente dalla macchina. E questo, secondo me, porta a quella cosa che vediamo anche in tanti giornali italiani, che hanno un'operazione delle notizie, cioè tutto gira intorno a determinati pochi temi e si parla solo di quelli. Scompare. Gradualmente l'opinione pubblica si abitua sempre meno a considerare per esempio il valore delle inchieste. Ecco, una domanda che farei a voi che siete lì. Questo tipo di prodotto giornalistico, cioè l'inchiesta che si fa ancora oggi sul campo, si fa andando oppure i colleghi che stanno nelle zone di guerra o limitrofe, tutte quelle cose lì, chi le racconterà? Può secondo voi l'intelligenza artificiale sostituire questo tipo di professione, di prodotti, che poi si riflette, e questo l'ho detto in quasi tutti gli interventi, quella cosa che, senza nominare forse direttamente la parola, l'informazione è un diritto ed è anche uno dei pilastri delle democrazie. Per cui, ecco, considerazione e domanda. Può arrivare dappertutto l'intelligenza artificiale, in questo piccolo particolare ambito del giornalismo, può sostituire tutto, oppure sostituirà qualcosa e un altro ambito lo farà scomparire completamente? Io scusate, su questa cosa vorrei dire vorrei fare una considerazione che forse è più generale, però questa in realtà è una domanda perché non è il mio terreno, ma probabilmente l'intelligenza artificiale non può sostituire l'inchiesta per un motivo, perché l'intelligenza artificiale lavora sull'esistente, ma come dire, le risposte alle domande di chi fa l'inchiesta prima dell'inchiesta non esistono, quindi non sono disponibili, no? Quindi diciamo c'è un intervento umano che in questo caso mi sembra ineludibile, ma questa è la così per dare al capopano. Solo una considerazione sul dibattito e poi sulle domande e anche su quello che si è detto, cioè mi colpisce come questa il confronto con questa dimensione totalmente nuova, questa transizione, richiami allo stesso tempo a galla temi, categorie, terminologie che sono quelle della cultura politica del Novecento e che non sempre recentemente vengono invece chiamate in causa in una discussione, no? Quindi il rapporto tra capitale e lavoro, la produzione del valore attraverso il lavoro, insomma, non sono sempre tematiche presentissime, risorgono o emergono, vengono di fronte a qualcosa di cui ci sfuggono i confini. Questa è un po' una meta considerazione che mi sembrava che potesse essere interessante, dove che lascio, diciamo, direi nell'ordine stesso ci cacciano alle 7, quindi allora mi hai fatto tutte delle domande molto belle, forse non rispondo proprio nell'ordine con il quale mi sono state fatte le domande, ma secondo un mio ordine logico, mio, non
dell'intelligenza artificiale, per rimanere in tema. Allora, qualcuno di voi o di noi qui ha detto che tutto si rompe, nulla sarà più come stato, no? Per intenderci. Perché le vecchie categorie giuridiche non ci servono. Non ci serve la categoria della proprietà, non ci serve la categoria della responsabilità penale, non ci serve la categoria del processo produttivo inteso come accumulo di danaro che produce altro danaro. Quindi siamo in una fase, diciamo, distruttiva. Ecco il compito molto arduo che ha l'interprete, cioè quello di non rimanere affezionato al vecchio e di guardare con occhi nuovi fenomeni nuovi. E qui i giuristi forse sono meno attrezzati di voi filosofi, non lo so, dipende da quanta apertura mentale noi si abbia. Perché ora c'è tutta la parte da costruire, parte costruzione che andrà fatta. Andrà fatta in primo luogo su questo ordine giuridico nuovo, che non è solo l'intelligenza, ma è internet che ha creato. Quando Lessig, americano, studiava la rete, lui il primo a dire che la rete non è solo autoregolazione, ma ci sono quattro forze che la determinano, tra cui la self, cioè l'autoregolazione, il mercato, l'eteronomia e la tecnica. Cioè lui non vedeva la tecnica come la tiranna del processo. Diceva che tutte queste quattro forze dovevano agire. Chi di queste prevarrà, e questo lo potrà dire solo il processo politico, per questo vi ho detto che l'intelligenza artificiale è quella che governerà tutte le nostre politiche, quindi anche la politica educativa, guarda, ti guardo sulla politica educativa, quindi anche la politica educativa, la politica, appunto, la proposta culturale. È chiaro che nella proposta culturale molto può essere affidata ad un processo che a mio giudizio non è solo di tipo meccanico, cioè si dice intelligenza artificiale procede accostando concetti secondo un criterio statistico e facendoti immaginando che capiti domani quanto è già accaduto oggi, no? Lead world più lungo acidi, quindi un processo che non si muove. Perché è nata così, ma oggi sta diventando una cosa diversa, è un già e non ancora, perché ora l'intelligenza usa anche il processo logico della mente dell'uomo, cioè un processo causale, per cui non solo riproduce ciò che è stato, ma può anche mettere qualcosa di nuovo che ancora non è stato. Vedete come ogni definizione sarebbe riduttiva, perché non coglie bene il fenomeno. E allora una cosa è certo ciò che non sarà più, ma non è certo ciò che sarà, soprattutto con le nuove forme, il deep learning, il self-learning, io faccio parte di un gruppo di ricerca nazionale che ha una sua sede molto importante qui alla Federico II, abbiamo vinto un partenariato nazionale FAIR sull'intelligenza artificiale, ci sono fiori di matematici, di ingegneri che mi spiegano tutto e c'è un gruppetto di giuristi. Io ed altre famiglie siamo un gruppetto di giuristi. Ora, mi spiegavano questi matematici che questo deep learning, cioè questo imparare in profondità, usa processi matematici così complessi che la mente umana non può capire, ma non mi chiedete perché, non lo so, prendetelo come un dogma, lo so che siete filosofi, prendiate i dogmi, però è così, al momento la mente umana non c'è nulla, vedete, qualcuno l'ha detto, che sta andando oltre noi. E dice il mio professore, che qualcuno di noi che fa su mestiere assieme a un professore, il mio professore è un costituzionista, ovviamente, si chiama Massimo Ilone, questo lo conoscete, ed è napoletano, lui dice per me l'intelligenza artificiale è come tenere un carro d'ascesa, tenere il carretto per la discesa. Questo carro lo tieni o alla fine va contro il muro, va contro il muro. Allora ecco i tentativi europei di imbrigliarlo, di mettere le regole, di fare il controllo ex post, ma quello ex ante no, perché il processo economico non lo puoi bloccare. Però alla fine il superamento della mente umana io temo che sia inevitabile. Ma allora non rimane niente che ci contraddistingue dalla mente meccanica. Ma lasciamo stare le questioni etiche, le questioni religiose, queste le lasciamo alla coscienza di ciascuno di noi. Secondo me sì. Lessi tempo fa una sentenza del TAR Lazio. Spesso i giuristi amano i filosofi, e sono erano secondissimi, comunque abbiamo il ciclone.
E allora questo Lazio 2019, che fece una sentenza molto intelligente, perché nel 2019 disse: se l'intelligenza produce un risultato che si proietta, che si viene inserito in un provvedimento amministrativo, il destinatario del provvedimento ha diritto a capire perché ha ragionato in quel modo. Vedete, perché ha ragionato, cioè ha usato una categoria che è della mente, perché se faccio la domanda perché hai ragionato, che cosa, qual è la risposta, illuminami, rendimi trasparente, fai disclosure sul tuo processo logico, caso-effetto, però finora si è detto che non fa caso-effetto, insomma lo fa o non lo fa, secondo me lo fa e come, soprattutto le nuove forme. L'avete sentita la chat GPT-5, ma questa chat fa ancora di più, spiegato sempre agli ingegneri. Voi parlate degli ingegneri, perché non è vero che sono schematici. No. Cioè, voi che siete filosofi, parlate con gli ingegneri, hanno quella concretezza illuminante, direi io. Bene, allora io obiettavo loro che quando la mente artificiale ragiona, non può correggere i suoi errori, si dice così. Quando c'ha l'errore, l'errore lo riproduce all'infinito. No, tanto è vero che si dice non deve entrare nel processo, perché se entra nel processo e determina la sentenza, la determina con errore, quell'errore si cristallizza, diventa una pietra, te lo porti in eterno. Io sono contraria per mille motivi, abbiamo fatto un bellissimo convegno col Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura sull'intelligenza artificiale, mi hanno dato l'onore di fare la relazione introduttiva sul tema. Io sono contraria, dico meno intelligenza nel processo meglio è. Perché? Perché il processo ha qualcosa che attiene non tanto alle capacità cognitive, ma a quelle sensitive. Mentre parlavano, non mi sono distratta, mi sono andata a riprendere 53esima dignità, ho capito bene, vi dico. Guardate, gli uomini prima sentono senza avvertire, poi avvertiscono con animo perturbato e commosso e finalmente riflettono con mente pura. Sta roba qua, questa cognizione etica, ho usato cognizione e ho usato etica, la macchina non la può avere e secondo me non l'avrà mai. Quando il TAR del Lazio, scusate se vado avanti e indietro, ma mi state seguendo, no? Mio figlio dice che io ho un moto gamberale quando parlo, quindi alla fine mi fermi i mal di testa, dice mio figlio. Ma ti devi allenare, avere il mal di testa. Va bene, quando il TAR del Lazio nel 2019 dice che bisogna dire il perché della sentenza, gli sta dando il nesso causale ad una macchina che finora si è detto che non ce l'ha. Però poi il TAR del Lazio dice: ma la macchina non è come l'uomo, perché usa, perché non può usare le virtù, quelle diciamo intellettive di Aristotele, le virtù cognitive. Secondo me non è vero che non può usare queste, queste le usa alla grande, forse avrà un cognoscere diverso dal nostro, ma queste virtù dianoetiche, mi sono andata a rivedere Aristotele, tanto che mi sembrava pazzesca una sentenza che cita una tesi filosofica, ma dove siamo finiti? Non la devi citare, che la tesi filosofica non ha nulla di scientifico, il diritto a qualcosa di scientifico. Perché diciamo che non usa le virtù cognitive? Per me le usa. Quelle che non usa sono le altre, le virtù etiche. Non puoi capire, non può sentire, non ha l'empatia. E come fa il giudice a giudicare se non ha l'empatia? Perché non significa essere un arbitro fazioso. No, significa che deve però avere una cognizione della sensibilità dell'imputato. E questo la macchina non l'avrà mai. Per quanto la chat 5... mi spieghiamo sempre, che hanno fatto una cosa un po' complessa, io la spiego in maniera semplice, per cui la chat da sola coglie il suo errore e si autocorregge e si chiama Retrieval Augmented Generation, cioè Retrieval ritorna sull'errore che ha fatto e genera un'intelligenza augmented, upgraded, aumentata, vedete? Forse noi non sappiamo correggerci, ma la macchina si sa correggere. Questo ci porta a dire che è identica? No, ma per le virtù etiche di Aristotele, che io umilmente, vi consiglio di non andare anche umilmente perché non è il mio settore, ma mi ha appassionato. Ho scritto un articolo su Sole 24 Ore, che anzi mi hanno fatto l'onore di mettermi in prima pagina, sulla differenza tra la mente umana e la mente dell'intelligenza artificiale, che sta tutto in quell'empatia,
nella condivisione, questa cosa bellissima di Vico, finalmente riflette con mente pura, questa macchina la può fare. Tornando alle categorie che si sgretolano, che mi sembra che vi hanno appassionato molto, neanche fosse dei giuristi, ma è molto più appassionante la domanda che ha fatto un ragazzo, che cosa rimane del conflitto politico, e temo che voglia rimanere tu sul conflitto politico. È colto una cosa importante, temo che voglia essere sterilizzato, è perché è tutto automatico. Per questo deve l'ubico un sistema della persona rimane, va difeso, che ne pensi l'Europa? L'Europa ha tirato l'acqua a suo mulino, ha difeso i suoi interessi economici, quella c'ha la Cina e l'America che l'aggrediscono, ci mancherebbe. Però il carro sta andando verso quella discesa. Circa il problema che ti ponevi della responsabilità e tutto il resto, e devi scardinare le vecchie teorie giuridiche. La vecchia teoria giuridica che dice che la responsabilità penale è personale, io rispondo solo delle cose che faccio io. Ora però con la chat GPT hanno creato la cosiddetta catena della responsabilità, contabili di cena, che significa? Che si spezzetta nelle responsabilità. Una cosa è la responsabilità di quello che sta al vertice, l'ideatore della macchina, una cosa è la responsabilità del deployer. L'ideatore è responsabile di poco, perché? Perché la chat ha una funzione appunto, diciamo, generica, può fare di tutto. Il deployer, la setta per una certa funzione, diventa specifica, allora il deployer risponde della macchina. Vedi come il antico concetto di responsabilità penale non deve essere oggettiva, e mi sembra che la si stia per correggere. Ma si correggono anche tutte le contraddizioni sulla proprietà, altro tema che vi ho visto molto appassionato, a me mi appassionano di meno questi, mi appassionano più la domanda sua del processo politico, mai un mio alunno mi ha fatto questa domanda. Bravo lei, proprio bellissima, il fatto del conflitto che non ci sta più, vorrebbero che non ci fosse più. Tornando alla storia della proprietà, perché il grande ossimoro dell'intelligenza? Perché da un lato, e l'ha detto lui molto meglio di me, questa proprietà non ha più, è adespota, non tiene più un titolare, no? Io creo la poesiola, creo il quadro, creo qualcosa, però non c'ho più il copyright. Perché? Perché come diceva Lessig, la rete è insensibile alle attribuzioni esclusive della proprietà. La proprietà, come dicevano i romani, ha un'imputazione esclusiva, non è che tutti potevano essere proprietà di tutto, lasciare stare multiproprietà. Uno è proprietario, quindi esclusiva, ma questo è l'antico diritto. Ora si ritorna, no? Da un lato non si ritorna all'antico diritto perché ci sono delle cose che sono di tutti. Copyright. Ma se ragionate sui dati, e qualcuno di voi ha parlato dei dati, anche ha fatto un intervento molto illuminante sui dati, io metto dei dati in qualunque cosa. Nel momento in cui ho messo i dati in Facebook, mettete dove volete voi, io di quei dati non ho più disponibilità. E il soggetto a quale ho dati i dati, che si chiamano gatekeeper, perché gatekeeper? Perché è come se fossero, ecco, Caronte che traghetta i dati da un luogo all'altro, no? Questo gatekeeper apre la porta e fa entrare altri soggetti sulla rete, cioè coloro che usano queste piattaforme per vendere beni e servizi. I dati si sono già moltiplicati, c'è un effetto moltiplicazione, direbbero i matematici. Alla fine tutti questi dati di chi sono? Sono di nessuno, sono nostri o sono del gatekeeper? Qui di nuovo ritorna la proprietà dominicale, il diritto romano, sono solo del gatekeeper e questo si tiene stretti e non ha alcuna intenzione di condividerli con noi. Altro che rompere i processi produttivi verso proprietà collettive. Questo è avaro dei suoi dati, perché i suoi dati, come dice Stigler e anche altri economisti americani, sono il fuel, sono la benzina della macchina. La macchina non va a denaro, va a dati. E i dati sono non nostri che li abbiamo generati, ma della persona alla quale li abbiamo dati, che da custode diventa proprietario, una follia giuridica, però andategli a dire ridammeli. Ci sta provando l'Europa con un altro atto, che si chiama Digital Market Act. Con quest'atto ha tentato di scardinare il monopolio dei dati, dicendo che se io me ne vado a Facebook mi devo prendere i dati e portarli altrove. Ok. E questo si potrebbe anche fare, ma il punto è: se vuole entrare un nuovo social nel mercato, che deve fare per essere più attrattivo e contendere la posizione di dominanza di Facebook? Avere i dati. E Facebook li mette a disposizione? No. Vedete che una tecnica, qualcuno di voi l'ha detta, che non è affatto neutrale, una tecnica che ha un chiaro orientamento politico verso l'accentramento dei mezzi di produzione, non in mano nostra, a prescindere dalla storia del copyright, che sinceramente non mi appassiona per niente, ma è una tecnica che è in mano a quei pochi privati
che se la sono accaparrata partendo dal nostro dato. Chiaro? Quindi non è vero che i processi produttivi diventano sociali, non è vero che si spezzano i monopoli, ma anzi si consolidano, consentendo invece al monopolista di portarsi sulle nuove piattaforme. Questa non so se ho risposto a tutte le domande, ma ci ho provato. Beh, le domande sono state veramente tante e necessiterebbero, da parte mia, diciamo, una selezione almeno. Proverò a farla perché tutto non si può rispondere, ci vorrebbe troppo tempo. Parto da un fatto totalmente personale. Andrea, non sapevo che ho incontrato un assessore alla cultura del comune leghista e in un pranzo, per intavolare la discussione, non pensavo che avesse letto Cartesio, perché sapete come succede quando sei a pranzo con una persona che non conosci, provi a intavolare una discussione su una cosa che puoi avere in comune, no? Se no, di che va? È venuto a dire, hai letto per caso Cacciari ieri? E questo qui guarda, io non leggo i giornali e neanche i libri. Allora, un assessore alla cultura legge il giornale, legge il libro. Allora gli fai la domanda e gli dici, ma perché? Perché non voglio farmi inquinare le idee. Il pensare puro, l'ha argomentato, cioè coscientemente ha detto, io non leggo queste cose se non mi condizionano le idee e io voglio avere le mie idee senza nessun condizionamento. E questo perché il pensiero puro poi è una cosa complessa anche da definire. Evidentemente Cartesio ha lavorato sotto sotto e era tornato nella forma di vista. Parto però da un dato. Può un algoritmo riconoscere un cane che non ha mai visto? Allora, questa cosa è molto interessante perché è uno dei temi centrali per capire se un'intelligenza è, diciamo, è intelligente oppure no, no? Cioè se una struttura macchinica ha un'approssimazione di intelligenza. Beh, io credo che la cosa sia stata sostanzialmente archiviata già, nel senso che ormai queste strutture, questi algoritmi vanno sufficientemente oltre. Nel 2017 due ricercatori, due biologi, addestrarono un'intelligenza artificiale, non stiamo ancora parlando delle intelligenze artificiali generative, cioè quelle di cui stiamo ormai da un anno e mezzo tutti chiacchierando, ma diciamo modelli di intelligenza artificiale che preesistevano a quella roba e che preesistono da anni. Cioè, l'intelligenza artificiale non nasce, diciamo, con ChatGPT, quindi nel 2001 già c'erano dei modelli di intelligenza artificiale, già c'erano dei primi modelli di machine learning, cioè di addestramento automatico, che vanno ben oltre il turco meccanico, tutti i meccanismi di addestramento in cui entra l'uomo, che in parte ovviamente ci sono e che in parte vengono sfruttati, ma che oggi vanno ben oltre. Beh, insomma, nel 2017 questi ricercatori erano alle prese con lo studio della membrana cellulare, nel senso che, adesso i nomi poi non li ricordo, purtroppo ormai una certa età le cose sono così, ma sono citati in un paio di articoli che ho scritto, anche nel libro, credo nell'ultimo libro, nel penultimo, sull'intelligenza artificiale. E loro cosa hanno fatto? Hanno preso tutti i dati a disposizione del funzionamento delle membrane, della cellula, eccetera, l'hanno, quindi big data, hanno preso questo algoritmo addestrato, un algoritmo di Google per analizzare questa roba e hanno fatto la domanda, il prompt, no? Per vedere come risolvere questo problema di funzionamento della membrana, perché sapete, la cellula è tanto complessa al suo interno, ma una parte
consistente della sua vita ce l'ha attraverso la membrana, perché è quella che consente il dialogo verso l'esterno, quindi consente di prendere i nutrienti, di espellere le scorie, bla bla, insomma. La membrana è importantissima. Hanno messo al lavoro questa roba e a un certo punto, blim 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 blim, è venuto fuori un dato, e il dato non riguardava la membrana, ma la proposta di una legge che segnala come si differenzia il DNA, cioè quando e come il DNA decide di duplicarsi, cioè il principio della vita. E questi sono, gli si è drizzato i capelli in testa, perché loro cercavano una cosa, l'intelligenza artificiale ha tirato fuori un altro dato. Hanno tenuto 2 anni nascosto nel cassetto questa ricerca, perché il problema è: di chi è questa scoperta? È nostra? È dell'informatico che ha fatto l'algoritmo? E di chi ha messo i dati a disposizione? E per 2 anni questa roba l'hanno tenuta così, poi l'hanno obbligato al mondo e hanno detto: signori, questa è la situazione, cosa dobbiamo fare? Qui c'è un dato, cioè una delle tante rotture che la transizione sta proponendo. Io vi ho soltanto detto alcuni aspetti dell'ordine macroeconomico, del livello produttivo, ma dal punto di vista antropologico, epistemologico, cognitivo, sociologico, economico, produttivo, politico, giuridico, cioè non c'è una griglia delle cose con cui abbiamo affrontato noi oggi il mondo che tiene di fronte a queste trasformazioni. Ovviamente non significa che tutto quello che è stato lo prendiamo e lo buttiamo nel cestino, cioè noi ci stiamo con quel portato lì, con quella storia, in questa transizione, con queste classi sociali, con i suoi equilibri, con le strutture sociali che questa società ci ha portato, non è che le cancelliamo da un momento all'altro, però dobbiamo capire quali sono le strutture che emergono da questo processo per provare a comprendere anche le potenzialità. Da questo punto di vista noi siamo in una transizione, a mio avviso, cioè in un passaggio di fase storica. Ora, dal punto di vista della anche teoria del valore, io ho scritto una cosa qualche anno fa con Marcello Cini, un libro su questo punto, perché dopo Marx c'è stato tutto un dibattito sulla teoria del valore, anche sugli errori contenuti nell'analisi di Marx, su quella proposta di analisi che Straffa, per esempio, evidenziò molto bene. Io personalmente, diciamo, lì in quel libro, nel 2009, Lo spettro del capitale, abbiamo appunto affrontato questo tema del nuovo inquadramento della teoria del valore. Io devo dire che oggi, spero di pubblicare il prossimo anno un libro su questo punto, sto pensando che occorre un aggiustamento delle vecchie equazioni, delle vecchie analisi che abbiamo utilizzato nell'8 e nel 900, aggiustandole con dei piccoli paradigmi aggiuntivi che sono relativi proprio al ruolo dell'informazione nel ciclo economico. Ma su questo porteremo una discussione lunghissima. Voglio soltanto segnalare una cosa a chi è amante, diciamo, dello schema della caduta tendenziale del saggio del profitto, a cui io personalmente sono molto legato anche per formazione personale, che nell'Ottocento, quando Marx definisce quell'equazione, la stragrande maggioranza della tradizione degli economisti sosteneva che il valore era prodotto soltanto nel lavoro della terra. Erano i fisiocrati, come pensai, occupavano tutta, diciamo, l'intelligenza distribuita. E lui era praticamente da solo o quasi nel sostenere che invece il lavoro industriale produceva valore e lo produceva molto di più di quanto producesse il lavoro, a cui non cancellava né il diritto all'esistenza né il fatto che produceva un pezzo del valore, ma che non era più la centralità nuova sulla quale si stava organizzando la società.
Ecco, io credo che noi oggi siamo in una fase analoga. Abbiamo difficoltà ad analizzare il processo economico perché il vecchio schema non tiene conto del ruolo dell'informazione intesa come valore informazione dentro il ciclo, e abbiamo bisogno di un nuovo approccio per comprendere le nuove forme di accumulazione del valore. Ovviamente questo cambia tutto, perché se è vero questo, ovviamente si può essere d'accordo o meno su questo punto, e da questo discendono tutta una serie di novità che dobbiamo prendere. Ad esempio, io siccome sono di approccio molto, molto legato in termini di formazione al Gramsci di americanismo e fordismo, lui ci dice chiaramente che l'umano è funzione dell'organizzazione del lavoro centrale che si è prodotto, cioè è l'organizzazione del lavoro che produce l'umano di cui c'è bisogno. L'umano non è un'entità a sé stante che è uguale sempre nella vita, nella storia, a se stesso. L'umano è funzione di come si produce il valore e quindi di come interagisce con gli altri umani e con la macchina produttiva e genera la sua qualità. Andatevi a rileggere il Gramsci di americanismo e fordismo per capire come lui comprende le forme della sessualità, le forme della relazione, le forme della modalità, e dice: attenzione, sta arrivando il fordismo cambierà alla radice l'umano di cui abbiamo conoscenza qui nel nostro paese, perché da noi ancora non è arrivato, ancora facciamo la produzione anche industriale in forme artigianali, quando arriverà il fordismo qui cambierà tutto quanto. E diciamo il dibattito sui quaderni rossi degli anni 60 era incentrato sul fatto che si cominciava a capire che quel modello di organizzazione produttiva portava da un'altra parte rispetto al lavoro industriale artigianale. Ora qui il ruolo delle tecnologie e l'umano, io sono molto legato anch'io a Fedro devo dire anch'io penso che il farmaco può essere una cosa che ti uccide o ti salva la vita in funzione delle quantità e della distribuzione. Ma ad esempio nessuno di noi metterebbe in discussione il ruolo e l'esistenza della scrittura, che è una tecnologia, né pensa a qual è l'umano che si è determinato con la tecnologia della scrittura. Perché noi oggi quella la consideriamo neutra come tecnologia, e non è neutra manco per niente. È una tecnologia che ha comportato secoli e secoli di dominio. Tant'è vero che nell'Ottocento il movimento operaio ha fatto delle lotte incredibili per sviluppare l'alfabetizzazione delle masse, perché attraverso l'alfabetizzazione, quindi attraverso la proprietà di questa tecnologia, si poteva diventare autonomi e conoscere il mondo, quindi prendersi in mano il proprio destino. E noi stiamo parlando di un salto tecnologico, proprio nel cuore dei processi relazionali. Questo è il punto, cioè l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali si inseriscono esattamente qui. E la battaglia non è ovviamente fatta tra una società industriale che aveva certe proprietà e improvvisamente una tecnologia che libera. Perché questo qui, chi l'ha mai pensato? Io mai, anche negli anni 90, quando tutti i tecno-ottimisti pensavano che la rete avrebbe... Io dicevo, attenzione, la rete arriverà alle masse attraverso l'organizzazione del lavoro quando ci sarà un processo di adeguamento dei processi produttivi alla rete e l'umano arriverà alla rete perché è il modo di produzione che lo arriverà alla rete, non perché potrà scambiarsi le mail o i messaggini. Ma questa cosa qui non era assolutamente chiara a quel tempo. Oggi è abbastanza chiara. Noi abbiamo una tecnologia che ingloba dentro un saper fare umano, che è il linguaggio e la sua produzione, che dentro tiene i rapporti sociali che sono connessi a quella tecnologia. E qui su questo
professor Sesso ci ha detto delle cose precisissime che io condivido, cioè c'è un controllo, i dati sono quelli, però il tema, per esempio, adesso io dico le cose e poi chiudo brevemente, questo processo di accumulazione che deriva da queste tecnologie ha avuto almeno due passaggi, e adesso sto vedendo il terzo. C'è stato tutto un blocco tra gli anni 80 e 90, molti di voi ancora erano giovanissimi, erano addirittura nati, in cui le tecnologie digitali hanno impattato l'organizzazione del lavoro tayloristica e l'hanno trasformata in quella che io a quel tempo chiamavo taylorismo digitale. Lì ha, quella impatto lì ha modificato la struttura della fabbrica e la struttura produttiva. Ma poi nel 2003-2004 è emerso quello che io appunto chiamai a quel tempo il lavoro implicito, e cioè il lavoro che si fa attraverso la produzione di dati e attraverso le logiche social che oggi imperano. Beh, quello lì è il processo di accumulazione centrale che oggi noi stiamo subendo, quello sul quale si è prodotto il potere delle GAFAM, Google, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, perché lì c'è stata una quantità enorme di miliardi di persone che hanno lavorato, hanno prodotto valore nel nuovo schema, e noi, diciamo, le persone non hanno compreso che stavano lavorando utilizzando i social, e quel processo di accumulazione è come un processo di accumulazione primaria che è avvenuto nel 600-700 alle basi della nascita della società industriale. Questo è il punto. Noi per 20 anni abbiamo lavorato gratis per fare l'accumulazione primaria, con la quale oggi le 5, 6, 10 società nel mondo principali stanno governando il pianeta. Esattamente come nel 600-700 si è fatta l'accumulazione primaria, con cui poi i capitalisti hanno governato l'800 e il 900. Ma è né più né meno. Soltanto che non l'abbiamo capito, non abbiamo compreso, non abbiamo fatto conflitto su questa roba, e non avendo organizzato, diciamo, una redistribuzione economica del processo, ma neanche un conflitto capace di determinare regole nuove, oggi subiamo tutte le conseguenze di questa fase di incapacità che abbiamo accumulato. Allora, se noi alziamo un po' la testa, cominciamo ad archiviare le cose che non funzionano più delle teorie diciamo, degli ultimi due secoli, recuperando quello che invece funziona, quello che ancora, diciamo, è concretamente a disposizione per organizzare il conflitto sociale, e pensare all'unica cosa che la politica ha dentro. La politica ha dentro una sola questione, che nella transizione diventa la forma del politico, che è il potere. Chi comanda qui? Chi deve comandare domani? Questo è il punto. La politica non c'ha altre cose. Quando è redistribuzione significa che sta a fare amministrazione. La politica, per essere politica, dice chi comanda qui, chi deve comandare e qual è la classe che sta al comando, con quali regole, con quale idea di civiltà, con quale regole sociali che si porta dietro. No, molto rapidamente, una cosa su Kant, cioè non vorrei... Kant praticamente diceva che lo schematismo trascendentale c'è già in mente prima dell'esperienza, quindi forse il bambino piccolo che comincia a giocare, a riconoscere il cane, eccetera, si forma l'immagine per cui poi riconosce il cane sulla base dell'esperienza. Quindi è vero che ci assomiglia, ma non è un a priori, uno schema che si forma, che ci abbiamo già in mente, la scatolina del cane che si accende nel momento in cui incontriamo il cane. È una forse si avvicina di più. La funzione trascendentale, sì, esatto. Ecco, è l'immaginazione, sì. Trascendentale. È un po' come dire, forse la questione era quella dell'universale, la filosofia medievale che si chiedeva come si formano gli universali, no? Se sono qualche cosa che sta in Dio, che poi prende forma nelle cose, oppure qualche cosa che sta dentro le cose. Ecco, forse passando per la formazione dell'immagine, forse noi capiamo meglio come può funzionare il riconoscimento, poi il processo mentale, però... No, e la cosa, diciamo, più che concludere, io mi piacerebbe, forse adesso stiamo concludendo la professoressa De Vini con una questione che riguarda la questione dei diritti e dei dati, no?
Cioè, noi pensate una cosa, noi siamo schedati sotto 650.000 profili, cioè ciascuno di noi, sulla base di tutte le attività che facciamo in rete, di cose che scegliamo, di dove andiamo, se viaggiamo, eccetera, tutto quello che facciamo viene è registrato, poi ci stanno una grande quantità di dati su noi stessi e noi siamo profilati sotto 650.000 etichette. Nel momento in cui andiamo a leggere un articolo online, eccetera, scatta un'asta in cui si capisce che il nostro interesse è attorno a quell'argomento e ci arriva la pubblicità mirata. E quella pubblicità mirata è legata al fatto che abbiamo dato a disposizione tutti i nostri dati sulla nostra vita a queste grandi società che ci schiedano, ci profilano e ci consentono di... hanno una profilazione totale. E io mi chiedo, ma una cosa di questa natura è già in violazione delle leggi che ci sono e c'è bisogno di nuove leggi? L'altra cosa è la continuità fra la società liberale e la società dei big data, perché noi siamo abituati da prima che avvenisse questa forzatura, per cui ormai non c'è nessuna privacy, cioè le mail che noi mandiamo sono tutte scannerizzate. E se voi fate un robottino che vi pulisce il pavimento per casa, quello registra tutta la pianta della vostra casa e la manda a Google. Cioè, registrano tutto quello che succede, viene registrato e utilizzato per condizionare, per mandarci pubblicità, eccetera. Ecco, l'origine di tutto questo probabilmente, io dico probabilmente, è nel momento in cui la società liberale ci ha detto che noi siamo dei consumatori. Quando andiamo in banca firmiamo il consenso per aprire un conto, quando andiamo ormai dal medico dobbiamo firmare il consenso su quello che facciamo. Ovunque noi firmiamo un consenso, ma quante volte noi sappiamo che stiamo firmando, cosa stiamo firmando veramente? Cioè abbiamo la conoscenza di quello che firmiamo veramente? Quando ci accetto i cookies, accetto questo, accetto quest'altro, noi diamo un consenso alla registrazione completa della nostra vita. La domanda è già una violazione dei diritti? Oppure ci vogliono delle leggi nuove? Oppure è possibile fare appello su già delle leggi che ci sono? Ad esempio la segretezza della corrispondenza, la privacy, e tante cose che in qualche modo la tradizione giuridica garantiva alle persone. L'altra cosa è l'uso, se qui non vorrei entrare in un ulteriore campo di dibattito, ma quando un algoritmo fa una predizione su quello che potrebbe essere il comportamento futuro di una persona e lo utilizza in campo giuridico, in campo nel momento in cui devo fare un'assunzione, nel momento in cui devo dare una borsa di studio, eccetera, io già lì faccio una violazione, perché considero la persona non per quello che è, ma sulla base del gruppo di provenienza, di dove abita, se c'è alto reddito e basso reddito, cioè lo schedo, ho una serie di dati su quella persona e quella persona è tolta e non è più considerato un individuo, è considerato un individuo come profilato sulla base del gruppo di appartenenza. E questa qui è una violazione di principi giuridici fondamentali, perché la responsabilità penale è personale, non è che io sono più pericoloso perché mio fratello ha fatto un piccolo furto in banca oppure perché la mia famiglia nasce in un quartiere disagiato. Quindi di per sé, immagino, avanzo l'ipotesi anche se non sono un giurista, di per sé l'uso di sistemi di intelligenza artificiale in campo giuridico penso che ci sia una violazione di alcuni diritti fondamentali garantiti da tutta la civiltà occidentale all'individuo. E qui il tema giuridico è un tema fondamentale, per cui non mi sento di pronunciarmi sul valore o non valore della legge europea sull'intelligenza artificiale, perché non sono un giurista, però il fatto che ci sia posto il problema e che ci sia un dibattito su questo ritengo una cosa positiva. L'altra cosa positiva di tutta questa vicenda è che ci sta una sfida, che è una sfida contraria a quella che è stata la nostra cultura, come è stata sviluppata fino adesso. Noi siamo abituati ad avere una postura sempre più specialistica, cioè l'ingegnere è ingegnere, il filosofo è filosofo, il giurista è giurista, l'economista è economista. Ecco, per discutere dell'intelligenza artificiale dobbiamo, come dire, abbattere le barriere disciplinari, cioè dobbiamo cercare di capire come funziona la società a tutto campo. E questa forse è una cosa nuova, no? Cioè, nel senso, negli ultimi anni abbiamo pensato sempre che la nostra cultura fosse sempre più specialistica. Noi ci dobbiamo specializzare su una piccola cosa e sapere tutto su niente. Ecco, con questa cultura noi non riusciremo a contrastare questi sviluppi. Dobbiamo sviluppare la nostra mente a tutto campo, ecco, con tutti i problemi che ci siamo posti oggi e che sono rimasti assoluti e che spero che abbiamo un po' arricchito tutti quanti. Grazie. Thank you.